Live è partita, bene, bene, aspettiamo ancora qualche minuto e diamo modo anche agli amici che ci guardano da Facebook di così, salutare anche se virtualmente tutti quelli che sono dentro la sala. Abbiamo 500 posti che si sono esauriti prima della partenza, siamo ovviamente felici di tutti questi eroi che non vi sentite eroi, invece lo siete in pieno. Voi non sapete neanche cosa siete riusciti a farmi fare. Ancora non lo vedete chiaramente, ma fra qualche settimana lo vedrete anche chiaramente. Siete riusciti a fargli entrare Salvatore? In queste condizioni non può rientrare. Appena sappiamo che è pronto, ci attiviamo È per... pronto, serve che qualcuno Ok. gli lasci il posto, grazie. Era stato anche furbo che aveva due... È entrato con due account lui. Fabrizio, mi riattivi qualcosa, no, non posso operare neanch'io. Ah sì, scusami. Eccolo qua. Bon, ti ho rimesso host, ricordati di mettermi co-host. Fatto. Ok. Adesso ti do una mano a liberare un po' il cuore. Lui deve ritentare di continuo? Sì. Direi proprio di sì. Vediamo se in questi 2 minuti riesce ad entrare. Chi farà le domande? Sì, è Silvia che è Emanuela. Raccolgono Ah, che bello. una e una, ne fanno una a testa. Bene, Amici, dateci una mano, uscite, qualcuno di voi esca in modo che diamo l'opportunità al dottor Reno di rientrare. Grazie. Ecco che c'è spazio, vediamo. adesso c'è un po' di spazio, vediamo. Paola, cerca di essere in collegamento continuo via 99. telefono. Veloce, se no siamo di nuovo lì. Ecco, buonanotte. Ciao Lucia Castellacci. Meraviglia. Porca, avete. Amici, un piccolo aiutino ancora per liberare spazio, grazie. Ecco, vai Rino, se riesce ad entrare. Che la Paola Marcato sia con lui in collegamento continuo, perché sennò deve tentare Sì. di continuo. Sono in collegamento. Ecco, lei è entrato, ok, a Ah, posto. ok. Bene, Ecco, bene. Grazie a bene. tutti quanti, veramente. Grazie a tutti. Bene. Aspetta che chiedo anche questo.
Torreno, ci sente? Sì, e voi? Eccoci qua Salvatore, non potevamo perdere te. Bene, sono le 16 passate da qualche minuto e io direi che questa ricorrenza meravigliosa dopo 5 anni dal primo salotto pubblico che abbiamo fatto in piazza, in una delle tante nostre piazze, soprattutto piazze che abbiamo delineato all'interno di, diciamo, stadi, piuttosto palazzetti dello sport e quant'altro. E quel 31 maggio del 2015, la prima a strisciare con il proprio, con la propria carta di credito, un euro sul nostro POS di quelli portatili, è stata Maura Luperto. Maura Luperto che oggi vi saluterà attraverso un video più tardi, che manderemo in onda, così come manderemo in onda, oltre che gli amici presenti, pochi amici presenti a questo punto nave che faremo oggi. Oggi andremo a dare tutta una serie di notizie per far comprendere che da oggi in poi si arriva a far sul serio non solamente sulle cose che abbiamo fatto vedere fino ad oggi, cioè tutti quegli scienziati, quei tecnici che abbiamo portato sui palchi delle nostre conferenze a spiegare come si può riproporre in equilibrio un qualcosa che purtroppo da troppi anni non lo è più, dal mio punto di vista non l'è mai stato. Quindi oggi affronteremo insieme a Fabrizio Azzolini e Maria Luisa Rossi, che sono presidente e vicepresidente della Confederazione Consorzi Sicuri Consei, e a qualche altro ospite, c'è lo scienziato che ormai è un amico e tutti voi conoscete, il professor Salvatore Rainò, che c'è l'avvocato del Codacons Friuli Venezia Giulia, Vito Claut, che ovviamente ringraziamo insieme a voi di essere presenti in questa ricorrenza un po' speciale che noi abbiamo. Oggi parleremo anche con un altro ospite che è Eros Dino Falvo, quella nostra idea di blockchain, token e criptovaluta che dal nostro punto di vista diventeranno le più diffuse cripto e blockchain del mondo. Perché? Perché queste poggeranno su un valore incredibile che è quello, secondo noi, del progetto e del programma Mondo Migliore, nonché su titoli ed asset, quindi in oro, che nessuna cripto ha. Quindi dal nostro punto di vista, da qui al lancio della ICO, della ICO, come si suol dire, noi faremo diventare questa criptovaluta e questo token qualcosa di davvero speciale. Unito a che cosa? Unito al fatto che con il microcredito sociale che Consi sa perfettamente, poi lo dirà il presidente, di aver siglato. Voi sapete, dico sempre che non avevo mai fatto siglare nulla con nessuno. In questo caso l'istituto pertinente è il Consi, e Consi, arrivati a questo punto, ha siglato un accordo, che poi Azzolini spiegherà, diciamo, in qualche dettaglio, per far sì che nelle prossime settimane, non appena questo benedetto prefetto ci darà la certificazione di impresa sociale al Consi, ci permetterà appunto di avviare anche il microcredito sociale, che per una prima parte sarà beta test per 1000 persone, quindi i nostri referenti regionali, provinciali, Consi, eccetera, eccetera, e qualche amico, ripeto, che se lo è veramente meritato. E nel, diciamo, contempo, parallelamente a questo, si attiverà insieme a voi quel carattere di banca dati e quindi di banca del tempo che abbiamo idea di produrre assieme, perché non sia calata dall'alto, una banca del tempo, quindi una piattaforma che voi già sapete si chiama Italia 6 Top, con il logo di Italia 6 Top. Una piattaforma che specificherà quanto debba valere un credito formativo, ovvero
un credito formativo, che è quell'espressione del valore che noi abbiamo detto sarà quel valore simbolico, filantropico, che noi vogliamo tramutare in euro attraverso appunto la criptovaluta. Criptovaluta che è unica al mondo, se cambiata dai nostri partner nelle dovute exchange, nei dovuti diciamo uffici di borsa, chiamiamoli così, sarà cambiata a un euro. Quindi potrebbe anche valere come il Bitcoin molto di più, e quindi uno che l'avrà, che la possiede diciamo nel proprio portafoglio, se vale più di un euro, secondo me non la viene a cambiare dai nostri partner, andrà a cambiarla a 100 euro piuttosto che a di più, ovunque potrà, ed è più che corretto. Non è che possiamo fermare noi la speculazione mondiale perché siamo i Don Chisciotte con il cavallo, no, siamo molto realisti, più realisti del re, e capiamo che questo esempio pilota deve diventare un esempio pilota per tutto il mondo, partendo dall'Italia. Voi sapete che l'Italia è stata foriera di questa illuminante idea di pandemia. 2014, 29 settembre, la signora Lorenzin ha fatto diventare l'Italia esempio pilota per le possibili pandemie. Guarda caso, ci siamo. Ecco, noi vorremmo diventasse l'Italia quell'esempio pilota che per il mondo è sempre stata, l'esempio pilota delle eccellenze, di ogni eccellenza in ogni comparto. Purtroppo, a parte il comparto della politica, che lì di eccellenza io non ne vedo nemmeno una. Quindi a questo proposito, tutto quello che abbiamo fatto fino ad oggi è stato qualcosa di incredibilmente valoroso, incredibilmente grande, e lasciatemelo dire con queste parole roboanti, perché vedo uno scenario che voi non riuscite a vedere fino in fondo, ma io lo vedo con estrema chiarezza, lo vedo anche con estrema fattibilità di tutto quello che andremo a promuovere, proprio perché i titoli che questi asset in prestigioso oro che questi partner ci hanno messo a disposizione, non perché sono dei sognatori, ma perché sanno cosa vuol dire progetto di ingegneria economico, sociale e finanziaria, ci permetteranno sempre di più di dimostrare al mondo che questo esempio pilota deve necessariamente essere preso in considerazione. Ricordo in questo punto nave che facciamo oggi che in Italia, Nemo profeta in patria, nessuno ci ha fatto fino ad oggi un'intervista vera e propria, come è giusto fare ad un programma come il nostro. Ma la Germania sì ce l'ha fatta la Germania, ce l'ha fatta l'Austria 3 anni fa, ci sono ancora i link. La trasmissione più prestigiosa culturale tedesca fece una trasmissione di circa 2 ore, cioè un po' come la nostra, il nostro porta a porta, no, di Vespa, dove lo speaker verso la fine disse questo è il progetto che può cambiare il mondo. Non l'ho detto io, sono venuti quella volta gli amici dell'Umbria, se lo ricorderanno, sono venuti ad intervistarci grazie alla sorella di un'amica che era di una televisione austriaca e si era incuriosita a questo nostro progetto. Ecco, Austria e Germania hanno fatto passare nelle prime serate questo nostro programma, ancora in Italia abbiamo qualcuno, non certo a quei livelli, che insomma ancora non ci stanno ad ascoltare, ma a livelli più inferiori di televisione nazionale addirittura ci censura. Dopo che Consi ha pagato la possibilità di fare questa puntata in una televisione, farla passare in una televisione nazionale di consorzio nazionale, e purtroppo ieri abbiamo ricevuto un'email che hanno espressamente detto loro che è censura, quindi poi sentiremo. Io non mi arrabbio neanche più, cioè ormai ho fatto il callo e dico che tempo e pazienza dimostreremo a tutti che devono cambiare parere su di noi. Siamo delle persone meravigliose per bene, voi soprattutto, e io non è giusto che mi loda, è giusto che lo facciano gli altri, no? Che sappiano gli altri che cosa abbiamo dato fino ad oggi. Quindi
Sono convinto che anche se ci verrà a mancare questa trasmissione che era prevista per questa sera alle 18:30, noi comunque la registrazione l'abbiamo fatta in quegli studi e la mandiamo in onda, manderemo in onda questi 24 minuti fra qualche minuto. Ecco, prima di mandare in onda tutto questo, volevo che questi nostri grandi partner, come COEM, come CLEM, che sono i consorzi sicuri con sì, avessero nelle parole del Presidente il saluto per tutti voi, per poi avviare intanto, ripeto, questi 24 minuti che avevamo registrato per la trasmissione. Prego Fabrizio, Presidente della Confederazione Consì. Grazie Maurizio. Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti i nostri associati, buongiorno ai aderenti ai CLEM, buongiorno a tutta l'Italia, perché non ci fermiamo a salutare solamente chi ci è vicino. Maurizio prima ha detto una cosa, altri ci fanno un'intervista. Altri ci guardano, ci scrutano anche per vedere dove vogliamo arrivare. Noi in Italia siamo capaci anche ad un giorno esatto, all'una e mezza di ieri, di dirci non mandiamo più in onda la registrazione che avete fatto il 25 di maggio. Vedete, c'è una cosa, forse ci si può arrabbiare, ma riflettendo io oggi dico che oggi è il giorno della libertà. È il giorno della libertà per tutti noi del progetto del programma Mondo Migliore, perché ad un certo punto abbiamo capito che ci sono delle forze che vogliono a tutti i costi stroncarci, ma non ci riusciranno, ve lo dico. E ve lo dico proprio con tutto l'amore che posso esprimere per voi, perché ieri io ero in una consì, ero a Venezia, che mi avevano invitato fra il consiglio e onestamente quando ho sentito la telefonata di Maurizio che mi diceva questo e poi sono andato a vedere nelle mail, onestamente sono rimasto di stucco, però non ho perso la verba che avevo con loro nel parlare e ho subito cominciato a dire, vedete, ecco, noi possiamo lavorare, però c'è anche tanta gente che non ci vuol bene. Va bene, il bene comunque vince sul male. Questo è un dato di fatto e noi cercheremo di andare però con tutte le proposizioni che la legge ci permette. Però non li lasciamo passare così, perché così deve tutelare i propri associati. E tutelare vuol dire non renderli schiavi di ciò che certe entità possono volere. Perciò noi ad un certo punto abbiamo dato immediatamente mandato alla nostra vicepresidente come avvocato di agire nei termini che saranno possibili. Non siamo persone che agiscono per volere i soldi. Noi di Consì, attenzione, che abbiamo nella prima riunione del Consiglio nazionale detto che se faremo in futuro degli atti a enti o persone che cerchino di vessare il Consì e i suoi associati, abbiamo istituito un fondo
per le persone meno abbienti. Non cerchiamo i soldi per noi, non cerchiamo vittorie per volere i soldi, cerchiamo la dignità di persone, e credo che con quel lavoro che in 5 anni voi, perché io quel giorno 5 anni fa non c'ero, sono venuto dopo, però ad un certo punto chi c'era, e tanti me lo ricordano quando vado nelle riunioni, io credo abbiate diritto alla dignità. Questo è il concetto, perciò noi andremo avanti, non ci fermiamo, abbiamo già mandato una diffida da adempiere, vediamo se alle 6, alle 18 di oggi metteranno in onda, certamente non lo faranno, ma comunque noi agiamo nei termini che la legge prevede. Bene. Vedete, essere il braccio operativo di una struttura come questa, di un programma come questo, è difficile. Ma bisogna provarci. Loro non devono credere di prendere in giro nessuno. Questo ve lo assicuro, fino all'ultimo respiro. Ebbene, fatto questo preambolo che è giusto fare, io credo che il 31 di maggio per noi del programma Mondo Migliore sia il giorno della libertà. La libertà di agire, la libertà di non essere soffocati da nessuno. E faccio un appello, come si suol dire, alle istituzioni. Presidente Mattarella, mi creda, cerchi di non onorare solamente i morti come eroi, ma cerchi di onorare i vivi che portano invece la voce anche dei morti, perché i vivi hanno diritto al futuro, i morti ormai sono morti. Questo dobbiamo, e mi appello al Presidente della Repubblica, se lo vorrà fare, e non solamente le commemorazioni, ma invece la vicinanza al popolo che in quel momento le domanda la dignità di vivere. Noi però, come programma Mondo Migliore, voi sapete che abbiamo fatto tanti passi in avanti. Abbiamo fatto i passi dei servizi, abbiamo anche trovato delle soluzioni, perché ci diceva che abbiamo il servizio di luce in certe regioni un attimino più alto, mentre il gas va bene, la luce non va bene. Bene, abbiamo corretto anche questi parametri. Settimana prossima troverete delle correzioni, pertanto non avrete da stupirvi, perché noi, sentendo voi, facciamo tesoro anche di queste vostre sollecitazioni. Abbiamo finalmente, questa settimana metteremo il servizio di monetica, cioè il Consiglio nazionale ha avuto l'istituzione del conto corrente madre, cosiddetto conto corrente madre, e pertanto su quel conto corrente verranno istituiti ed attaccati tutti i conti correnti, che loro sono abituati così, fare il conto madre, e poi tutti i conti correnti di chi li vorrà, per avere la carta e il conto corrente impignorabile. Posso, Fabrizio, scusami, sì, se ti interrompo, perché vorrei che tu dedicassi questo spazio, no, sì, più tardi, dopo la trasmissione, proprio. Bene. Perché era, diciamo, avevo pensato che prima guardiamo la trasmissione, perché alla fine poi ripeti. Bene. Anche queste cose qui nella trasmissione, e ricordo a tutti che questa era una, abbiamo registrato grazie a Consì una trasmissione che di 24 minuti doveva andare questa sera, ma poi aveva una registrazione che durava un'ora intera, quindi adesso guardiamo i 24 minuti assieme. Dopodiché il link alla fine di questa
nostra ZTL in diretta, sarà collegato, quindi chi vorrà nello spazio, tempo, eccetera, andrà a vedersi proprio, proprio tutto. Pino, spegni il microfono. No, no, ci sono, ci sono. Pino, spegni, ecco. Allora, dicevo, a questo punto Fabrizio Bassanesi lancerà questi 24 minuti. Chi vorrà seguire adesso, guardare adesso, chi non vorrà potrà, quando avrà il link di questa registrazione, farlo insieme al link della diretta. A te Fabrizio Bassanesi, lancia pure il video. Ok, vi chiedo solo se vedete la schermata. Vedete la schermata? Sì, 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 sì. E allora mi taccio. Buonasera e benvenuti a questa trasmissione di presentazione del programma Mondo Migliore della Human Crypto Bank. È un programma che a 5 anni dall'aver visto la luce comincia a prendere la sua definizione più concreta, che ci spiegheranno i nostri ospiti in studio. A questo proposito ve li presento e parto con quelli in studio. Maurizio Sarlo, che è l'ideatore del programma Mondo Migliore. Buonasera Sarlo. Buonasera. Alla vostra sinistra invece Fabrizio Azzolini, che è il presidente della Confederazione dei Consorzi Sicuri Consi. Buonasera Azzolini. Buonasera. Durante la trasmissione avremo dei collegamenti via Skype, perché purtroppo le restrizioni delle misure anti-Covid colpiscono anche questa trasmissione. Noi avremo degli ospiti collegati, appunto, come dicevo, via Skype. Via via saranno Eros Dino Falvo, che è il CEO di dineros.com, Salvatore Rainò, un medico chirurgo, immunologo e allergologo, che è anche responsabile del Dipartimento Salute del Partito del Valore Umano, e l'economista Antonino Galloni. Allora, altri ospiti seguiranno poi nel corso della trasmissione, perché la trasmissione, vi ricordo, è possiamo dire divisa in due parti: una parte che va in TV, un'altra parte che potete seguire cliccando sul link che vedete in sovraimpressione e che vi collega al canale YouTube del Partito del Valore Umano. Ma entriamo nel vivo della trasmissione. Dottor Sarlo, dicevamo, 5 anni di lavoro, 5 anni di tentativi, possiamo dire, di limature al progetto, e siamo arrivati a questo schema che la prego e la invito di illustrare. Buonasera a tutti, certo mi alzo in piedi perché così magari per stringare riusciamo a far capire meglio. Il progetto è un progetto di rete, una rete solidale che vuole in qualche modo contribuire a riportare in equilibrio quello che secondo noi non lo è più, cioè un equilibrio sociale che porta i costi e i benefici ad elevare le persone al massimo delle soddisfazioni. È nato il tutto con una associazione piccola, perché così non è scalabile. Questa associazione si chiama COEM, Comitato Organizzatore Etico Mondo Migliore, e questa associazione non scalabile, piccola, ripeto, per non essere scalata, ha creato il programma Mondo Migliore, un programma che, ripeto, cerca di contribuire a portare equilibrio, facendo in modo che il mondo della politica si interroghi e, se vuole, in qualche modo prenda esempio da quello che diciamo. Ovviamente, essendo una piccola associazione, avevamo bisogno di tanti altri soggetti con un passaparola che facessero, diciamo così, il passaggio della giusta parola che noi vogliamo promuovere, e abbiamo creato quindi in maniera spontanea e libera degli altri istituti, delle altre associazioni. Ecco che sono nati in Italia 10.200 circoli da 5 anni a questa parte, ed è nata, grazie a questi circoli, anche un'associazione che si chiama CONSI, Consorzi Sicuri CONSI, e qui io direi che la parola passa al dottor Azzolini per far capire che cos'è CONSI. Certo, dottor Azzolini, la prego di introdurre il discorso dei CONSI, ovviamente, come le dicevo, in pillole, ma poi approfondiremo il discorso durante il corso della trasmissione.
Sì, è nato il 22 di novembre del 2019, è nato dopo che erano sorti in Italia 110 consorzi provinciali e 19 consorzi regionali. Il 22 è nata la Confederazione Consorzi Sicuri, CONSI, e che vuole essere un po' il coordinatore e il coacervo di tutte le nostre espressioni in Italia. È un gruppo d'acquisto, vuole essere un gruppo d'acquisto ed è divenuto, dopo soli 5 mesi, è divenuto il più grosso gruppo d'acquisto oggi, credo, in Italia. Ed è in continuo evoluzione positiva. Perché? Perché noi cerchiamo di adoperarci, la nostra mission è l'adoperarci per i nostri associati, di modo che possano vivere una vita un po' più serena di quello che stanno vivendo in questo momento, visto e considerato che prima lo erano vessati continuamente da tutte le istituzioni che li avevano presi, come io dico sempre, degli protti da sparargli contro, e oggi col Covid sono in grandi difficoltà. Noi ci siamo posti al loro servizio immediatamente, ponendoci anche con dei servizi innovativi. Prova ne sia che è allo studio proprio in questi giorni una struttura che permetterà a chi ha da sfruttare l'eco bonus e l'eco sisma bonus di poterlo fare agevolmente senza incorrere nelle problematiche delle pastoie burocratiche. Abbiamo attivato servizi di luce e gas che con un codice etico, di modo che se per caso qualcuno non potesse pagare le bollette, si potranno rivolgere alla sede nazionale che interverrà con l'azienda che ha accettato il nostro codice etico. Abbiamo anche attivato un servizio di monetica, di modo che la nostra gente non abbia le carte di credito e i conti correnti pignorati e possa tranquillamente pagare i propri affitti, pagare tutto ciò che concerne la famiglia o l'impresa, perché tanti dei nostri associati sono partite IVA e una bella mattina si sono trovati pignorati conti correnti da Equitalia e non riuscivano a pagare gli affitti del proprio locale. Allora noi queste cose non le sopportiamo, ma non le sopportiamo dal punto di vista etico, perché rifacendoci al progetto, il programma Mondo Migliore, noi vogliamo che l'etica sia al centro, come vogliamo che l'uomo in senso tale sia al centro della nostra mission. Non possiamo sopportare che l'uomo venga tutti i giorni messo alla gogna, che è poi il motore che porta a potrebbe far funzionare il nostro paese. Grazie dottor Azzolini, come introduzione è perfetta, poi ripeto approfondiremo ancora di più il discorso. Mi prima di piedi. Sì, intanto chiederei alla regia di cominciare a metterci in contatto con il primo dei nostri ospiti, Falvo, ma prima di continuare, se permette, con la descrizione del vostro programma, vorrei dire, appunto, 5 anni sono passati, questi strumenti sono stati affinati nel corso degli anni, hanno preso, come dire, sono stati individuati magari in parallelo o anche in sostituzione di altri che vi hanno attirato un'attenzione mediatica particolare, non sempre benevoli e lusinghieri. Ci voleva tempo e pazienza, perché quello che stiamo facendo per portare non solo questi servizi da gruppo d'acquisto, ma portare il gruppo d'acquisto a essere un istituto che si rifacesse agli istituti più importanti, banche, istituzioni varie, eccetera,
e attraverso i nostri partner con quello che è il progetto di ingegneria economico, sociale e finanziaria, permettere alla gente che è all'interno, che segue quindi questo nostro progetto, di avere un esempio pilota importante in un diritto di dignità che noi crediamo debba diventare il diritto di dignità di tutti gli italiani, di tutti gli esseri viventi. Ed è per questo che oltre ad aver attivato le diverse cose che vedremo durante la puntata, abbiamo fatto un'operazione importante lanciando da oggi, lo possiamo dire fino in fondo, sia la parte del microcredito che nelle prossime settimane vedrà la sua attuazione, sia la parte legata alla criptovaluta. Abbiamo lanciato una nostra blockchain, abbiamo lanciato un nostro token che si chiama PASS, abbiamo lanciato una nostra criptovaluta che si chiama appunto Human, e questo lo abbiamo fatto creando una società con un partner straordinario che abbiamo, credo, in linea, e vorremmo in qualche modo poter raggiungere per i saluti. Eccolo qui. E infatti buonasera, vedo collegato via Skype ovviamente il dottor Eros Dino Falvo, che è il CEO del dineros.com, che è la società avviata con il dottor Sarlo. Allora, dottor Falvo, può spiegare, purtroppo nella sintesi che a cui ci costringe il tempo che abbiamo a disposizione, questo progetto, il funzionamento di questo progetto, di questa società che ha visto la luce? Sì, 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 certo, vi spiego subito, posso anticipare per cercare di trovare una semplice conoscenza di questo settore. Allora, io sono Falvo Dineros, Blockchain è una struttura che ha fondato le proprie radici sui sistemi finanziari di criptomonete, quindi blockchain e tutti, diciamo, tutte le caratteristiche che la circondano, e conosco il progetto di Maurizio Sarlo, il mio socio, sul Human Corporation, mi sono innamorato del programma, e abbiamo instaurato e creato una società che si chiama Human Corporation. È una società dal nome stesso fatta di umana, che ha creato questa diciamo sinergia per lo sviluppo di questo progetto che nel programma Mondo Migliore. La Human Corporation ha creato una sua criptomoneta che ha le stesse caratteristiche del Bitcoin e le stesse, diciamo, funzionalità per facilitare e rendere più semplice i pagamenti online nel mondo per tutti gli utenti che lo autorizzeranno, e non so, ha sviluppato anche una blockchain su un'altra tecnologia molto importante che si chiama RC20 Ethereum, che è la blockchain che abbiamo chiamato PASS. Questa ci dà maggiore forza di sicurezza, perché tecnologie da poter mettere in funzione per garantire il miglior servizio e una grande sicurezza ai nostri partner, ai nostri investitori, ai nostri utenti. Perfetto, dottor Falvo. Io direi di chiamare per l'ultimo collegamento il professor Galloni, l'economista Galloni, per chiedere anche a lui un parere, una valutazione di quello che sono i passaggi del vostro programma. E una domanda vorrei farla io anche su questo strumento della criptovaluta. Buonasera dottor Galloni. Allora, le dicevo, intanto lei il programma lo conosce, perché penso che lo ha seguito nei suoi vari passaggi nell'evoluzione di questi 5 anni. Sì, intanto sì. Vorrei chiedere una domanda forse per lei generica, ma di inquadrarlo come architettura nell'economia, nella situazione dell'economia che stiamo vivendo. Diciamo in questi giorni, vabbè, esasperato dalla crisi del coronavirus.
virus, ma anche di quello che è l'economia del sistema occidentale, ormai mondiale, diciamo, globalizzata? Allora, partiamo dal progetto Mondo Migliore, la cui principale caratteristica è quella di posizionarsi fra, diciamo così, le sfide che riguardano un profondo cambiamento di paradigma. Cioè, l'essenza importante di questo progetto è dire un paradigma completamente nuovo, con moneta non a debito, la gente che lavora liberamente, poche ore al giorno e in cambio ottiene ciò di cui ha bisogno, e una presenza dello Stato che si preoccupa di soddisfare i cittadini in tutte le loro esigenze, soprattutto nelle problematiche strategiche. Questo da una parte. Per realizzare questo programma, uno degli strumenti, anche per attirare l'interesse e la partecipazione della gente che condivida questi principi e questi valori che ho appena detto, era stata prospettata l'ipotesi di un reddito per tutti, quindi un reddito di cittadinanza. Ancora non se ne parlava perché è cominciato prima che il Movimento 5 Stelle sposasse questa idea del reddito di cittadinanza. Prima delle ultime elezioni c'è stata un po' di maretta, perché a fronte della proposta originaria del Mondo Migliore dei 1500 euro al mese si era poi sviluppata la campagna elettorale dei 5 Stelle, che prevedeva, guarda caso, un reddito di cittadinanza di 1650 euro al mese. I problemi erano sorti nel momento in cui poi questi 1500 euro, che dovevano provenire da un soggetto esterno e poi fatti arrivare in qualche modo nelle tasche degli associati, tardava a realizzarsi. Tant'è che in quella fase di ritardo io avevo proposto a Maurizio Sarlo anche di intraprendere delle altre strade in termini di moneta complementare, qualcosa di meno dirompente, di dare alle persone la possibilità di fare acquisti per 1500 euro al mese, seppure con delle condizionalità. Campo etico, cosa ci si faceva con questi soldi, che un conto era pagarci bollette, la spesa e mandare i figli a scuola e cose del genere, e un altro conto era andarli a giocare ovviamente alla slot machine, ovviamente, e quindi c'era questo aspetto. Però poi i vari rinvii motivati dal partner che si era fatto da parte, da pressioni provenienti dai vari mondi e poteri forti italiani e non solo italiani, e gli attacchi del mondo della comunicazione veramente esagerati e incredibili, e altre problematiche che gli stessi avvocati di Sarlo mettevano in campo in termini di pericolosità, ricatti, opportunità, modalità, problemi fiscali, problemi burocratici, problemi legali e chi più ne ha più ne metta, avevano fatto sì che questa cosa non si realizzasse. Nel frattempo il coronavirus ha semplicemente fatto scoppiare la bolla di cui si era parlato in precedenza, della insostenibilità dell'attuale paradigma per cui un investimento debba rendere una in un certo modo per essere praticato, perché oramai si vede che con la moneta a debito, che sia bancaria o di altra fonte, la redditività delle attività produttive nell'80, 70, 80% dei casi è negativa, e quindi si deve comunque risolvere il problema. Bene, diamo il benvenuto a Maura Luperto, presidente dei CLEM. Allora, il dottor Sarlo le ha dato l'assist come argomento di introduzione. Sì, sappiamo che insomma noi stiamo lavorando da 5 anni, no? Su questo progetto, almeno io, lui da molto più tempo, però io ho iniziato il 30 di maggio del 2015, quando è nato il primo CLEM,
che è stato il nostro naturalmente, e da allora c'è stato un lavoro sempre più incalzante di formazione di questa rete di CLEM, che si è diffusa poi naturalmente in tutta Italia. Adesso, cioè, ultimamente non so esattamente quanto siamo arrivati, ho perso il conto, devo dire la verità, prima lo tenevo, ecco, lui è più informato di me. Ma il dottor Sarlo è sempre più schematico, è sempre più dalle poche volte che ci siamo visti per le trasmissioni, l'ho visto sempre molto attento ai... Abbiamo visto crescere a livello qualitativo questa rete di persone. All'inizio c'è stata una gran quantità di persone, no? Poi qualcuno l'abbiamo perso per strada, altri invece ci seguono fedelmente da tanti anni e seguono il progetto. Non noi come persone, noi incarniamo naturalmente questo progetto perché ci si innamora di questo progetto, è un progetto che è davvero evoluzionario, no? Di cambio di paradigma, di cambio di prospettiva di vita, che eleva tra virgolette le coscienze, porta le persone ad una consapevolezza, ad una maturità, ad una capacità di discernere bene quali sono appunto le crisi, quali sono le situazioni che portano a vivere in modo non ottimale come dovrebbe vivere davvero l'essere umano, perché noi abbiamo un unico dovere, quello di star bene, e noi stiamo bene quando partiamo da noi, dalla nostra consapevolezza di come dovrebbero andare le cose, poi le trasportiamo, le trasmettiamo, le facciamo capire, le portiamo alla coscienza degli altri, quindi tutti gli altri creano una rete di persone consapevoli che si aiutano, che capiscono che il proprio bene passa da far star bene gli altri. Quindi la rete dei CLEM adesso è fatta da una rete di persone davvero consapevoli che capiscono questo principio e quindi lavorano insieme per un bene comune. Intanto buonasera Adima Mauro. Buonasera a lei. Parliamo di questo franchising che ci ha accennato Maurizio Sarlo. Sì, da un po' di anni noi sosteniamo il progetto Mondo Migliore perché chiaramente in esso abbiamo trovato le risposte per poter avere un futuro sostenibile nel nostro pianeta. Per cui, cogliendo così l'idea che questo progetto ha sempre parlato di essere antenne ricetrasmittenti in ogni luogo del nostro paese, abbiamo pensato all'idea proprio di questo franchising denominato Parti. Parti sta per punto antenna ricetrasmittente italiana. Un franchising che ha l'obiettivo di diffondere, diciamo, in ogni via, di avere una figura di riferimento che possa essere sensibile a quelle che sono le problematiche e le esigenze del territorio e poter offrire prodotti e servizi idonei alla richiesta e alla esigenza propria del territorio. Pertanto sarà la parte, diciamo, commerciale di questo aspetto, insomma, del progetto, e intendiamo divulgare queste figure, diffondere queste figure in tutto il territorio italiano, magari possibilmente proprio in ogni via. Questo è l'obiettivo che ci proponiamo. Punto antenna ricetrasmittente vuole essere una figura, diciamo, retorica, no? Ma nel concreto che significa essere interlocutore sul territorio via per via? Cioè, cosa faranno queste antenne, questi uomini o donne antenne? Sì, saranno via per via? Ovviamente la figura sarà il franchisee, quella che comunque accoglierà, diciamo, l'organizzazione, la struttura del franchising stesso. E conoscendo quelle che sono tutte le iniziative promosse dal progetto in tutti gli ambiti, dall'agricoltura alle nanotecnologie, avrà la sensibilità di mettere, diciamo, in contatto la richiesta e la sensibilità del territorio con quanto noi diciamo. Chiaramente andando anche sul sito partyclub.com
si potrà trovare il form al quale poter fare la richiesta per candidarsi. È il tempo a disposizione per la prima parte della nostra trasmissione, quella che vedete in questo momento sui vostri teleschermi, è finita, ma io vi ricordo che cliccando sul link che vedete in sovrimpressione potrete seguire la versione, chiamiamola estesa, del nostro salotto, della nostra chiacchierata sul programma Mondo Migliore, sul canale YouTube appunto del Partito del Valore Umano. Grazie a tutti per averci seguito. Ha il microfono chiuso Maurizio. Eccolo qua, siamo di nuovo in linea. Non è stato facile condensare nei primi 24 minuti questa grande mole di informazioni che inevitabilmente ci deve essere se vuoi essere un progetto pilota che vuol mettere in equilibrio quello che insomma è così complicato essere uno Stato. Condensarlo in 24 minuti non è stato per niente facile. Peraltro in questi 24 minuti non è stato inserito per censura quello che ha detto, che poi sentirete sia da viva voce adesso che nella registrazione, il professor Salvatore Rainò. Ed è un fatto, dal mio punto di vista, gravissimo. Questa non è una nazione tipo Cile, o che ne so, Cile di Pinochet, neanche quello di adesso, o Argentina, o che ne so. Ecco, è una nazione che ha una Costituzione che sancisce come ci deve essere la libertà di espressione. Quindi 24 minuti non è stato semplice spiegare, ripeto, una grande mole di cose, tra l'altro con una tecnologia che ci siamo ritrovata, direi, ecco, un po' datata, no? In questa TV ci sta, voglio dire, ognuno fa quello che può con i propri mezzi, ma una tecnologia che rispetto alle ultime, diciamo, soluzioni tecnologiche abbiamo visto in studio era molto molto indietro. Pazienza, si va avanti, si prende il meglio, e quindi io direi di passare subito la parola al professor Rainò, che è stato chiamato in causa per questo motivo. Io mi sono già scusato con Salvatore, col professore, per questa censura non certo nostra, ma così è, lui l'ha compreso molto bene, e lo spazio per poter dire quello che ha detto o quant'altro, io glielo darei subito, fermo restando che dopo ricominciamo a dare quelle nozioni importantissime, strategiche, che di settimana in settimana, cominciando già da mercoledì prossimo alle 21, con la lettura del nuovo regolamento. Quindi oltre alla lettura del nuovo regolamento, che ognuno di noi nei salotti eccetera dovremo ben comprendere, porteremo di settimana in settimana con questi nostri Zoom tutto quello che diciamo oggi e che aveva anticipato Fabrizio Azzolini a diventare spiegazione che poi si trasferisca all'interno dei salotti, per cui tra di noi si comprenda bene come e quando parte l'attività del microcredito sociale, intanto per quei 1000 che ho detto all'inizio come test, e poi per tutti quelli che per primi arrivano a 100.000 aderenti del Consigli, adesso sono 27.000, e naturalmente insieme a questo tutte le altre iniziative che esempio l'acquaponica ed altri progetti di questo tipo, la criptovaluta eccetera, andremo in trasmissioni come queste a parlare una alla volta di tutte queste iniziative, che poi saranno anche promosse a livello di formazione con dei tutorial web, per cui uno che non riesce a capire tutto attraverso la trasmissione potrà usare il salotto oppure la propria capacità di poter verificare queste iniziative, appunto aprendo il computer quando vuole, e potersi così addentrare in ogni meandro tecnologico e pratico.
Quindi la parola intanto a Salvatore Reynaud per una sua riflessione e per quello che disse quel giorno. Grazie, grazie Maurizio, signore e signori, onorato e contento. Ringrazio anche gli amici che adesso si sono fatti da parte dai 500, perché due minuti fa, non so perché, ma Zoom mi aveva catapultato fuori del gruppo. Eccomi di nuovo, non è facile liberarsi di gente come me. Eh sì, io direi che sono tempi veramente... Ricordate la pubblicità dei frollini gran turchesi? Tempi duri per i troppo buoni. Perché, vedete, il corpo... Mi sentite, sì? Benissimo. Il corpo sceglie l'anima e l'anima sceglie il corpo in cui incarnarsi. E l'esperimento del Partito del Valore Umano per un mondo migliore, con il suo programma per un mondo migliore, è un esperimento antropologico interessante, direi unico al mondo per le contestualizzazioni che lo caratterizzano. E poi si è anche divertito Dio, perché proprio in questi ultimi mesi in cui la situazione crollava e continua a crollare catastroficamente, proprio all'interno delle difficoltà create da questa situazione, il PBU ha tratto maggiore linfa di quella che sarebbe riuscito a utilizzare in tempi di pace. Non siamo in tempi di pace da molti, molti anni. E come ho detto più volte, la fase Covid, che ripeto, è una grandissima truffa a danno dell'umanità, con un parafulmine piantato all'interno dell'Italia, non a caso, come da previsioni sugli annali delle guerre silenziose, perché questa è una guerra silenziosa, la terza guerra mondiale probabilmente, senza armi. E quindi era previsto un parafulmine sull'Italia, l'Italia, culla della cultura, esponente dell'eccellenza antropica, culturale, sapienziale, imprenditoriale, gli italiani di successo in qualunque epoca del mondo, in qualunque area geografica. A chi ha adottato questa censura nei confronti della verità, che ovviamente ho ripetuto per l'ennesima volta all'interno del mio intervento l'altro giorno in trasmissione, e a tutti quelli che hanno ordito la ragnatela a maglie strette, direi, per non consentire il passaggio di espressioni libere, coscienti e responsabili, che possano operare come un daimon nei confronti delle coscienze pure degli italiani, che sono ancora tantissime, a tutte queste forze che ordiscono questi codici di disturbo, io rispondo che la storia non può essere fermata. Vi è una serie di elementi di evidente stoltezza da parte di queste forze numericamente sparute, che si sono illuse di poter dominare con il solo potere di una moneta fittizia che non è mai esistita. Esiste l'uomo, e mai come in questo periodo di difficoltà. Le radici, come la vite ver, come quell'erba che radica talmente tanto da compattare colline, i terreni in cui cresce, come la gramigna, mai come in questo periodo il buonsenso è inestirpabile e tutte le operazioni di disturbo alla verità finiscono molto presto per rinforzare
come la biologia insegna, i meccanismi che propongono la supremazia della verità. La verità è un elemento di supremazia per ragioni di ordine naturale. Quindi, cari amici, perché sono tutti amici, anche i censuratori, cari amici, non vi affannate tanto, perché molto presto proprio voi, che servilmente state schiacciando l'espressione della gente più bella d'Italia, avrete bisogno di noi, del nostro sostegno, del nostro lavoro. Magari molti di voi avranno bisogno di me come medico, come scienziato. Sapete come faccio a dirlo? E lo ripeto per l'ennesima volta, è una legge di natura. La supremazia della verità, come diceva padre Moscati, la verità ad ogni costo. E io, che sono devoto di padre Moscati, di San Michele Arcangelo, non sono abbattibile in vita. Sì, qualcuno potrà farmi fuori, ma come ripeto sempre ai miei amici, ho seminato talmente tanto che uno come me, da morto, fa più chiasso e più notizia che da vivo. Torno a ringraziare Maurizio e a ringraziare il Signore che ce l'ha posto davanti alla nostra anima. E come mio solito non mi dilungo oltre, ma vi abbraccio tutti affettuosamente e vi invito a non perdere mai il coraggio e la speranza. Grazie. Mamma mia, che parole meravigliose, caro Salvatore, che veramente risuonano in maniera molto molto forte. Allora riprenderei, aspettando che poi le vostre domande si concentrino su chi volete di questi nostri ospiti. Penso che sia, ecco, in linea anche, mi dicono di sì, l'avvocato Clout, gli dico di pazientare perché vorrei che vedesse tutto il panorama, lui che non è ovviamente una persona che si può tirare per la giacca ed è una persona onesta, dice quello che pensa e lo dice dall'alto della professionalità che ha. Quindi io darei prima una ulteriore infarinata a quello che oggi dimostriamo diventare sempre di più concreto anche nelle praticità, in quei piccoli miracoli che permetteranno alle persone di rispondere in quello che siamo, non filosoficamente, che facile non è, ma materialmente, cioè far vedere una carta che striscia o il contratto di luce e gas o altri di queste, il contratto dell'automobile, eccetera, saranno diciamo fatti concreti che valgono più di molte parole. Fatti che per arrivare a dimostrare anche praticamente non era così semplice. Per rimanere coerenti in un progetto di tanta qualità bisognava avere il tempo e la pazienza di superare quegli ostacoli che ci sono stati posti davanti e che quindi o li passavi sotto o li aggiravi, comunque ti ci voleva del tempo. Quindi al presidente Azzolini direi di riprendere quanto lui stava indicando prima, quindi questa serie di servizi che sempre di più Consì andrà a erogare per i propri associati. Fabrizio, a te, sì, che sicuramente, anche se in maniera così per oggi sintetica, vuoi anticipare, così come stavi, sì, anticipando. Eravamo rimasti ai conti e alle carte impignorabili, che questo è importante perché poi con l'avvento del microcredito sociale privato, ad un certo punto non vorremmo, e questo ce lo siamo sempre detto nelle varie riunioni che abbiamo fatto, non vorremmo che fosse erogato in vano, perché si arriva su dei conti correnti
italiani, vi trovate pignorato come sono pignorate le pensioni, come sono pignorati i vostri conti correnti, i vostri accumuli di denaro che fate quotidianamente. E questo, guardate, che è una cosa molto delicata, perché nessuno, neanche i partiti di governo, si sono resi conto di questo problema, perché dico, con una mano dai e con una mano prendi. Delle volte diventa un dare senza vita, perché la vita c'è se si ha un po' di soldi da poter vivere, da poter far vivere e campare la famiglia. Permettimi di dirti questo, così sì. Come facciamo anche sì. Ping pong. Tu parlavi di contratti di luce e gas, no? Che poi nei prossimi giorni appunto spiegheremo nei particolari, e dicevi che più di qualcuno giustamente ha cercato di criticare, ma nella formula migliore, cioè costruttiva, dicendo che ecco, c'era la possibilità che ci fosse un partner che poteva dare qualche centesimo in meno di costo. Ecco, abbiamo discusso spesso, no? Cioè, il nostro obiettivo deve essere coerente sia nel costo minore possibile, ma anche e soprattutto nella qualità maggiore. E questo vorrei che tu, voglio dire, lo dimostrassi così ufficialmente a tutti. Certo. Lo abbiamo destinato pensando a che cosa? Pensando innanzitutto a quel fondo che hai già anticipato, che nel caso qualcuno non riesca a pagare la bolletta perché lo Stato e il sistema purtroppo lo lascia senza lavoro, magari muore il marito piuttosto che eccetera eccetera, e quindi diventa difficile correre dietro alle situazioni, e consista pensando ad un fondo di solidarietà che deve venire fuori da quei servizi, ovviamente. Certo. Ecco, questa è una, ma anche l'altra questione: una volta che parte il microcredito, non puoi avere la moglie ubriaca e la botte piena. Una volta che parte il microcredito, il diciamo così costo del luce e gas verrà pagato da quello, è inevitabile. Quindi non concentriamoci, se possiamo, sul centesimo in più o il centesimo in meno, che non spostano nulla, ma guardiamo il progetto in maniera ampia. Non so se sei d'accordo su questo. Certo. Io lo continuo a dire, ma anche il concetto è un altro, anche perché noi dobbiamo, e tu l'hai sempre detto, quel famoso contenitore per alimentare un contenitore. Il contenitore, amici cari, è che non si può avere il ricircolo del microcredito sociale che ripeto ancora non lo dovete restituire, avendo una elargizione, una donazione di denaro, non si può averlo per sempre. Allora dobbiamo costituire quel fondo necessario perché ci sia una rotazione. Cioè, noi stiamo facendo veramente un progetto di ingegneria economico-finanziaria senza, cioè lo facciamo in proprio. Quando io dico che siamo gli artigiani di queste cose, noi ce lo costruiamo in proprio giorno per giorno. Allora non si può avere tutto dalla vita, come abbiamo detto. Noi cercheremo di eventualmente di monitorare in maniera che tra il sud e il nord non ci siano disparità, vedremo, perché questo è il nostro compito. D'altra parte abbiamo anche assunto una persona che è a disposizione come consulente di luce e gas, cioè non c'è nessuno che mette dei servizi
e c'è un consulente che vi aiuta in tutte le pratiche per avere questo. Allora, dobbiamo non sempre essere il contro di qualcosa, perché sì, ci si è abituati ad essere contro di qualcosa, ma questo contro, sapete dove viene? Avviene quando nei salotti dei CLEM non è stato fatto in maniera approfondita una spiegazione del progetto. Questo è il concetto. Allora, il nostro progetto, che è un progetto valoriale, cioè di valori, che non, i valori non si costruiscono, i valori si ragionano, si portano avanti, si discutono e alla fine ci si è fatto un concetto generale di quello che è un'operatività di un progetto. Allora io credo che, e faccio un appello ai capitani, faccio un appello ai referenti regionali e provinciali dei social e anche ai nostri di Consì a tutti i livelli, perché si mettano a ragionare e a spiegare il progetto, perché mi sono accorto andando innumerevoli riunioni che tanti guardano solamente al microcredito. Dove sono i soldi? Dove sono i soldi? I soldi ci sono, ma bisogna anche conquistarseli. Allora, sapete che dopo io delle volte sono un attimo, dico sempre, benissimo, se hai versato, se li hai versati, sempre il tuo euro al mese, e se guardiamo oggi sono 5 anni, sarebbero 60 euro, ma con 60 euro... cosa volevamo avere? Volevamo avere forse dei milioni? Allora, amici cari, attenzione a quello che facciamo. Ragioniamo sempre quando operiamo. Allora, insieme riprendiamo la scala dei valori, riprendiamola, guardiamo sempre quelle quattro parole che io credo, io ho sempre detto che mi fanno accapponare la pelle quando le dico una per una e rifletto su quelle quattro parole. Allora, voi non guardate, non si guarda niente. Quando ci sono i soldi? Dove sono i soldi? Bene, i soldi ci sono e verranno, ma vedremo in che modo. Maurizio l'ha detto prima, che da mercoledì si ragionerà con il nuovo regolamento e ad un certo punto vedrete com'è l'architettura dei vari passaggi dell'operazione. Poi volevo sì, anche... se posso dirti, darti sì, un assist, perché sì, ovviamente seguiamo queste cose da tempo e le sì, memorizziamo. E se potevi parlare un attimo del noleggio auto piuttosto che di soluzione casa amica, della scuola di formazione per carpentieri, eccetera. Allora il discorso è questo. Ecco, volevo dire, per finire il concetto del microcredito sociale privato, il Consì della mia persona ha firmato un contratto finanziamento, è sempre un finanziamento che sia donato o no, ma è sempre un finanziamento, è sempre un'erogazione. Ho firmato l'operazione, se anche terminerà in questi mesi, cioè avremo evidenza in questi mesi, noi abbiamo deciso di comune accordo che l'erogazione avverrà quando la Prefettura di Roma ci accorderà, come abbiamo sempre detto, la capacità giuridica. Ma non sapete, ve lo dico perché non vorrei che poi i giuristi mi dicessero hai detto delle cose, io onestamente sono chiaro, non è che
il bollo della prefettura ci dà l'operatività per il microcredito sociale, ma dà la possibilità al suo consiglio nazionale di essere al riparo da tutte le problematiche. Vedete oggi cosa è successo e può succedere di tanto e di più. Allora, abbiamo, e Maurizio si è appellato a questo e direi che tante volte me l'ha detto, francamente non vorrebbe che fare operazioni di una certa portata finanziaria provocasse delle problematiche a qualche consigliere nazionale. E questo, di questo lo ringrazio, e noi, ecco, ce la mettiamo tutta. Abbiamo già chiesto alla prefettura un incontro scritto in questi giorni. Abbiamo anche detto che se non apriranno, sembra che aprano il giorno 3, ma se non apriranno, faremo degli incontri via Zoom o con altro strumento che le amministrazioni pubbliche vorranno adoperare. Chiuso questo argomento, chiuso, messo da parte, parliamo di Casa Amica. Casa Amica è un'operazione che abbiamo, direi, pensato vedendo l'ultimo decreto della Presidenza del Consiglio. Devo dire una cosa. Abbiamo un patrimonio edilizio esistente, direi in tutta Italia, che non ci fa onore, ma soprattutto non fa onore alle tasche di tutti i nostri associati. Perché? Perché è un patrimonio che non è efficientato, non c'è efficientamento energetico, cioè questo vuol dire che ci sono i muri che traspirano troppo, pertanto d'inverno il freddo viene dentro ai fabbricati. I serramenti che sono serramenti magari di 30 anni fa. Abbiamo le caldaie che ad un certo punto consumano in una maniera strepitosa gas. Ecco. Abbiamo il problema dei solai che non sono coibentati, perché abbiamo ancora certe case con le soffitte dove c'è un soffitto e il coperto, ma proprio dentro c'è una camera d'aria che d'inverno porta freddo. Bene, allora io credo che, approfittando di questo, organizzando bene l'operazione, riusciamo a dare anche questi servizi. Ma vorrei precisare una cosa a tutti: noi non vogliamo creare uno staff tecnico che lavori per tutta Italia. Noi vogliamo creare uno staff che coordini, ma che tutti i tecnici d'Italia e tutte le imprese d'Italia lavorino. Ci rendiamo però conto, avendo l'esperienza, che per esempio le imprese, tante sono alla canna del gas, hanno i DURC che non riescono ad avere dall'INPS perché non hanno versato i contributi sugli operai. Bene, allora cosa faremo? Abbiamo cercato delle imprese che possono effettuare l'appalto dei lavori e subappaltare in modo etico alle imprese minori, e credo che questo sia un valore aggiunto non indifferente. Cioè, noi portiamo l'esperienza nelle cose da fare. Questo è Casa Amica. Attenzione, ci sono due mail e sono state messe anche sul nostro sito, due mail, una per i proprietari, e difatti è una mail per i proprietari, che vuol dire proprietari affittuari e anche chi ha in locazione, non in locazione, in uso gratuito, per esempio la mamma dà in uso gratuito al figlio l'appartamento che è ereditato a sua volta dai genitori. Bene,
anche con questo strumento minimo, che è non la locazione ma il comodato d'uso, possono chiedere la ristrutturazione dell'immobile. Poi abbiamo invece una mail per i tecnici che hanno delle ristrutturazioni da fare o si propongono come tecnici per i loro comuni, le loro province, il loro territorio. Bene, possono scrivere per prenotarsi, per dire anch'io ci sono. Attenzione che noi non diamo lavoro, ma anche i tecnici stessi devono produrre il lavoro, cioè cercarlo e mandarlo alla mail dei proprietari, non che di dire siamo qui, noi tecnici siamo qui a aspettare il lavoro. Cioè ognuno deve lavorare e implementare la struttura. Questo, amici cari, direi una cosa: non possiamo ristrutturare a gente che non sono dei consì. Allora, se uno chiede la ristrutturazione, quella persona gli si fa capire, gli si presenta il progetto e diventeranno soci di consì. Perché questo è, noi non vendiamo servizi, noi suggeriamo i servizi ai nostri associati. Questo è sempre stato. Poi il discorso delle macchine, il noleggio a lungo termine. Noleggio a lungo termine, proprio domani a mezzogiorno abbiamo degli incontri via Zoom di affinazione dei contratti. Li stiamo definendo, speriamo nei primi giorni della settimana di chiuderli e poi dopo di metterli in rete. Pertanto andremo ad avere un'operatività per le persone che hanno bisogno, per le persone che hanno bisogno per lavorare e per tutti coloro che hanno bisogno di una macchina. Attenzione, ognuno, e questo è un suggerimento che vi faccio, perché essere in un progetto, in un programma del mondo migliore, dobbiamo ad un certo punto essere anche coerenti con noi stessi, le esigenze della nostra famiglia e la macchina che prenotiamo. Allora non lamentiamoci che dopo non riusciamo a pagare la rata se abbiamo... Il SUV piace a tutti, la macchina sportiva piace a tutti, prendiamo una macchina che possa contenere la nostra famiglia e vada incontro alle esigenze della nostra famiglia. Questo è un suggerimento che do, perché nel momento in cui non riuscite a pagare la rata, dobbiamo trovare delle alchimie per far sì che l'azienda non ne abbia nocumento, ma soprattutto c'è una cosa che non vorremmo mai essere obbligati a far, che cosa? A cambiare nominativo al contratto e togliere la macchina. Ora la macchina vi resterà per il possibile tempo. Certamente se voi all'inizio fate delle scelte oculate, vi fate un favore e ci fate un favore. Aiutateci ad aiutarvi. Ecco, non mai io volevo quella ho capito, tutti vogliono e dopo succedono dei problemi. Cioè mettiamo sempre il raziocinio davanti a qualsiasi operazione, a qualsiasi scelta. Direi che poi abbiamo pensato a una cosa, un nostro associato ci ha chiesto, dice: io ho un capannone, vendo attrezzatura per saldatori, mi domandano
saldatori, 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 perché non ce ne sono. Cioè, è come in ospedale, tutti vogliono diventare medici, tutti vogliono diventare professori, scienziati, ma non c'è nessuno che voglia andare a lavare qualcuno che, ahimè, non riesce a lavarsi. E questo, allora, dobbiamo pensare che i saldatori non ce ne sono più. Allora abbiamo pensato, perché non, visto che i locali ci sono, visto che le persone che fanno docenza ci sono, non facciamo una scuola per saldatori e diamo un futuro a certe persone? Bene, allora grazie al sindacato, o meglio ai sindacati che abbiamo convenzionato, ad un certo punto ci danno la possibilità, con il medio credito, con il medio credito che finanzia il microcredito per gli operai, ad un certo punto di formare queste persone. Stiamo mettendo a punto tutta la didattica, come va. Adesso mi presenteranno e ci presenteranno tutto il programma, e poi dopo, fatto questo esperimento pilota, vediamo di esportarlo anche questo in tutte le regioni. Ecco, vedete quanti lavori si possono fare e quante operatività si possono fare. Certamente bisogna avere pazienza, perché le cose, per farle fatte bene, bisogna stare a prestare tutte le attenzioni possibili. Grazie Fabrizio, grazie. Naturalmente, ecco, ci sono delle domande che svilupperemo fra qualche minuto. Si può pagare l'auto a noleggio o la bolletta luce, gas con il microcredito? Ma certo che sì, è ovvio che un progetto etico come il nostro ed altruista, una volta che parte il microcredito, permette di deve diventare realtà, però non noleggiamo la macchina nell'attesa che fra una settimana arrivi il microcredito, perché questo non sarebbe altrettanto etico e corretto, né pensarlo né attuarlo. Prima di continuare sulla cosa, direi altrettanto importante, qual è l'opportunità di realizzo. Adesso non si è ancora soffermato Azzolini, ma vedrete che nel tempo la vacanza, piuttosto che altre iniziative di questo tipo, l'acquaponica, eccetera, nell'agricoltura e quant'altro, saranno tutte spiegate in questi famosi tutorial e attraverso gli Zoom che faremo mirati progetto per progetto. Sappiate, non abbiamo bacchette magiche, non le abbiamo mai avute, abbiamo mai detto di averle, ed è giusto che si affronti ogni tematica con la giusta tempistica. Quindi, prima di arrivare alla criptovaluta, che permetterà peraltro un qualche cosa di innovativo anche nella minatura di una, per chi non è avvezzo, la possibilità, grazie alle tecnologie, di poter minare delle monete, delle criptovalute, con il proprio computer, invece che grandi computer, il piccolo computer PC di casa. E a quel punto coniare attraverso un fascio, diciamo, di bit telematici e algoritmi di tipo matematico, riuscire a creare, per esempio, una moneta al giorno. Se questa moneta, invece di un euro, valesse molto di più, perché la speculazione, vedrete, la farà diventare molto molto più alta, beh, qualcuno potrebbe, per esempio, ritrovarsi una moneta che vale, dopo essersela, diciamo, autoprodotta, la famosa emissione a credito, no? È un principio di coerenza che deve stare sempre nel nostro progetto. Un esempio pilota di moneta complementare, questa non è la moneta parallela che può fare solo lo Stato emettendola a credito, ma una moneta complementare sì, che potrebbe essere scambiata nel mercato all'interno di quella che è appunto
l'idea della criptovaluta e della blockchain. Quindi prima di parlare di questo fra qualche minuto, io direi facciamo partire il filmato di party.it o com, adesso non mi ricordo che cosa sia, questa sorta di franchising che una società che si chiama Easy Academy ha voluto promuovere prendendola dalle varie idee che io ho lanciato e grazie a Dio, come dico sempre, qualcuno poi arriva a metterla in pratica. Non voglio metterla in pratica io, cioè perché sennò farei il tuttologo. No, io so dall'esperienza che si possono fare queste cose e che qualcuno prima o poi le comprenderà fino in fondo per poterle far partire. Questo party, questo franchising party con noi, così come è stato definito e chiamato, punto antenna Rice trasmittente italiana, vi riporta sicuramente a quelle volte che io ho detto diventeremo uno per ogni via. Allora se a questo franchising, questo affiliato, gli si permetterà e di vendere con un gazebo nella propria via o nella propria piazza, eccetera, per avere un territorio che con il numero di persone che fanno capo a quel territorio gli permetta e di vendere direttamente prodotti e servizi molto molto affinati e intelligenti, tecnologicamente avanzati, ma anche di avere una provvigione nel caso in cui gli abitanti di quella sua zona vadano ad acquisire quel prodotto o servizio attraverso i portali web. Quindi che si venda in un modo, che si venda in un altro, questo soggetto avrà un suo beneficio commerciale. Qui non ci sta più l'idea, diciamo, del volontariato, qui ci sta un'idea commerciale con tutto quello che ne consegue. Quindi un qualche cosa che sarà descritto per chi lo vorrà dalla società deputata, Easy Academy, e che permetterà a questo franchisee, cioè a questo affiliato, di realizzare dalle 2 alle 10.000 euro al mese secondo quella che sarà la sua zona. Quindi vedrete che ce ne saranno tanti di party club. Quindi poi noi riusciremo sicuramente a far lavorare qualche ragazzo, qualcuno, daremo voce di questa iniziativa, perché insomma ci sembra un qualche cosa di estremamente vincente, che sarà spiegato anche questo con dei tutorial, una società che lo farà ad hoc, eccetera eccetera. Vogliamo far partire il filmato? Bene, piccolo filmatino interessante, anche se in poco tempo dalla società che promuove queste cose, e andava giustamente fatto vedere nelle prossime settimane. Questa società, che peraltro è la società di Adi Mamauro,
svilupperà questo progetto sempre di più, facendovi conoscere le sue grandi potenzialità. Bene, veniamo all'idea della criptovaluta. Allora, non so se è riuscito, si è scollegato Eros Dino Falvo, che è diventato socio, come avete sentito dalla trasmissione, dalla registrazione della trasmissione, del sottoscritto che rappresenta questo progetto, e quindi diciamo che io lo faccio in favore di quella potenzialità che, grazie all'esperienza, mi permette di dire: sono certo che non scappo e non fuggo dopo 5 anni, non l'ho mai fatto, figuratevi se mi metto a farlo proprio adesso. Quindi direi che grazie al fatto che questo grande partner, una persona che è veramente molto molto capace nel suo campo tecnologico, pensate che ha dei partner che mi ha già presentato, non so, faccio un nome, la Yamamoto, cioè una delle più grandi multinazionali. Io ho parlato con il responsabile finanziario, che si chiama, di cognome si chiama Romeo, e che ci aspetta perché gli è piaciuto il progetto, eccetera eccetera, ma non vorrei dirvene altri perché ce ne sono veramente tanti. E ci ha messo a disposizione, però volendo io insieme a tutti voi farlo partecipe di questa iniziativa di cui si è innamorato, e facendo in modo che la blockchain non la creasse la sua società che si chiama dineros.com, ma facessimo una società insieme. Io ho il 51% di questa che si chiama Human Corporation, e creata a Londra, perché voi sapete che Londra è il cuore delle criptovalute, delle blockchain, eccetera eccetera, e ha una legislazione che permette, no, di affrontare tutto questo nella massima serenità e trasparenza. Quindi abbiamo creato un qualche cosa di innovativo. Ripeto, la Human, che è la vera criptovaluta, vediamo se l'amico Fabrizio può fare le veci di Eros e ci mette in linea qui la blockchain e il pass coin, eccetera eccetera, per farlo vedere, così lo spieghiamo insieme. Ecco, questo è il pass coin. Possiamo partire dalla cripto cortesemente? Eccola qui. Ed è appunto un qualche cosa di epocale, cioè il 100% del valore umano espresso attraverso i progetti che noi abbiamo, a cui diamo valore di un pass, cioè di un titolo, come se fosse un certificato di buono del tesoro, che poggerà su titoli in oro. Ma al di là dei titoli in oro che abbiamo già, l'abbiamo detto tante volte, eccetera, che i partner ci hanno messo a disposizione, che vedrete nella blockchain, perché dovete immaginarvi che la blockchain è una sorta di grande casa di vetro, impenetrabile da fuori, ma si vedrà da fuori tutto quello che c'è dentro. Quindi è come se fosse una sorta di notaio che garantisce tutto quello che c'è dentro, ma nessun hacker può entrare a rubarlo o a modificarlo. Quindi lo vedrete all'interno della blockchain sempre di più, che quello che diciamo è effettivamente realtà. Questo che cosa significa? Che al di là, ripeto, dei titoli in oro che ci sono sottostanti al nostro token PASS, quindi a questa blockchain che noi abbiamo chiamato PASS, c'è una criptovaluta human, quindi umana, che poggi sul valore umano, una criptovaluta che quindi poggerà su questo PASS e su tutti i progetti che ci sono al loro cospetto. Questa criptovaluta e questa human non saranno vendute dalla corporation, dalla Human Corporation. Si potranno acquisire solamente con espressione di valore, cioè o attraverso iniziative valoriali, l'ora data per andare in un salotto solidale piuttosto che un'ora data per accompagnare un anziano, eccetera, eccetera, oppure finanziando in maniera di donazione, quindi donando
dei soldi al progetto contenitore COEM oppure donando degli euro o dei dollari o di quello che si vuole a altri progetti mirati che stanno dentro la banca del tempo, la banca dati. Quindi uno entrerà dentro e dice: io voglio donare al progetto di grande natura, filosofica e materiale, come per esempio quello dell'acquaponica, oppure come è per esempio quello che ieri ci ha dimostrato il professor Raynaud. Cioè, immaginate che cosa vuol dire portare a formare, a produrre macchine come quelle che ci ha fatto vedere il professor Raynaud e portarle in ogni comune, no? O in ogni parte del mondo, cioè dando potenzialità di sviluppo non solo di lavoro, ma anche di soluzioni per la salute. E ce ne saranno moltissimi. Voi sapete che la SEI, la società che avevamo creata in Italia a suo tempo, come contenitore di tutti, quindi facilitatore di tutti questi progetti, è stata inondata di progetti, grazie a Dio. E quindi questi saranno tutti inseriti nella banca dati e il mercato potrà entrare volendo acquisire quella criptovaluta e dire: io voglio donare un euro e per ogni euro ricevo un pass e un token. Se questo token poggia, quindi questa human poggia sul pass e quindi sul progetto e sui titoli in oro, come vi dicevo, secondo noi questo avrà un successo, secondo noi e non solo secondo me, avrà un successo davvero strabiliante. E quindi quella criptovaluta potrebbe valere molto più dell'euro che noi tradurremo a chi ha prodotto espressioni di valore. Anzi, avremo la possibilità per chi dona nei progetti 50 euro, addirittura la possibilità di avere una chiave, un software, che portandolo sul proprio computer ha il modo di minare monete human. Anche se ne minasse una al giorno, se poi si va sui mercati che si chiamano exchange e liberamente gli si dà l'opportunità di scambiarle, voi non so, ci sono sicuramente nel nostro parco di amici persone molto addentro a queste soluzioni tecnologiche e sanno perfettamente che cosa vuol dire minatura, mining, minatura di queste criptovalute. Perché poi alla fine non è niente di così difficile da fare, avere un proprio computer dedicato e lasciarlo lì cliccando sull'icona che metteremo a disposizione di quelle persone appunto che vorranno aiutare i progetti a diventare progetti fattibili. Quindi io voglio donare un euro o 50 euro a quel progetto o a quell'altro progetto e il COEM poi li destina ai progetti che ovviamente la gente vuole aiutare. In cambio è come se avesse un'azione di quel progetto e quindi una piccola moneta che addirittura può anche minarsi da sola in casa. Quindi oltre ad averla tramite noi, tramite i nostri partner, la potrà avere anche minando attraverso questo processo software. Tutti per poter avere queste passe e queste criptovalute devono essere soci del consiglio. Perché questo? Perché il progetto deve avere la sua coerenza fino in fondo. Allora, quanti pass abbiamo voluto coniare? Il pass è, ripeto, quel token, quel titolo che noi emettiamo per primo. Abbiamo immaginato di darne uno a ognuno degli abitanti della Terra. 7,5 miliardi di token abbiamo inserito nella blockchain. Questo perché? Perché siamo convinti che prima o poi il governo di quel paese X verrà a fare
insomma, accordi con noi. Non che la persona che vive, che ne so, in Brasile piuttosto che in Cina o negli Stati Uniti non possa venire a dare, anche senza l'accordo con il governo, la sua donazione a progetti di vario tipo. Questo lo potrà fare, ovviamente. Ma noi, la Human Corporation, andare in quel paese a creare quei progetti, intendiamo lo si possa fare solo con l'accordo con quel governo, ok? Nel frattempo partiamo dall'Italia e dall'Italia partiamo sapendo che questi progetti che noi abbiamo, ripeto, già fatto vedere molte volte, ripeto, l'acquaponica piuttosto che altri, sono estremamente interessanti e sono progetti che danno lavoro, che danno valore al prodotto che producono, eccetera, eccetera, eccetera. Fabrizio, se vuoi indicare tu, diciamo, quando ci si potrà cominciare a registrare gratuitamente su questa blockchain. Apriti il microfono. Sì, ecco qua, perché avevo chiuso. Da domani alle ore, domani 1 giugno, dalle ore 11, cioè qua vedete un counter che lo trovate su Pascoin, sarà possibile iscriversi gratuitamente, non costerà nulla iscriversi, e poter iniziare ad avere il proprio wallet e iniziare a... Wallet vuol dire conto corrente atipico, ecco, il wallet è questo. Penso che con l'idea di CoinShare molti di voi ormai sono diventati più bravi di me su questa cosa, però ecco, wallet vuol dire il conto online, quindi ci si entra da domani alle ore 11, si entra in questa piattaforma e ci si comincia a iscrivere. Per l'iscrizione si riceve un portafoglio, un conto online, nel quale verrà inserito un pass e una human. Vuoi far vedere cortesemente il logo della human? Ti riesce? Sì, andiamo qua. Scusate, ho sbagliato. Andiamo qua. Purtroppo l'amico Eros è uscito, non so come mai, ma come prima forse è successo a Salvatore, che è stato buttato fuori da chissà, ci sarà pioggia da qualche parte. Vediamo se ce l'ho qua a portata di mano. Ecco, qui all'interno, qui già da domani potrete andare a vedere un po' che cosa vuol dire banca del tempo, che cosa vuol dire token, che cosa vuol dire human. Eccola qui, qui ci sono un po' di loghi. Ok, questo è quello del pass, quindi nel pass troviamo vediamo se riusciamo a ingrandirlo. Eccolo qua. Ecco, questa fai vedere con la manina, sì, agitala un po' di più che così viene vista. Questa è la human, è il logo della human, della moneta che virtualmente nel vostro portafoglio, ma potete ovviamente anche minarla in maniera diretta, più di una al giorno, perché insomma con un computer medio e con una base, insomma, di corrente elettrica, quelle che abbiamo nelle nostre case, questo si può fare tranquillamente. Soprattutto all'inizio, quando ovviamente la quantità che è nel mercato è tanta, per cui man mano che si minano, quindi il suggerimento è, se uno ha intenzione, di iniziare a minare subito. Ecco. Certo. Allora, ecco, c'è una bella domanda. Si può donare anche con l'8x1000? No, quella è una donazione che arriva dallo Stato e quindi è un'altra cosa. Cioè l'8x1000, il 5x1000, quella è una donazione che voi fate ad un soggetto che non è il COEM. Qui lo si deve fare al COEM. Il COEM non accetta donazioni di quel tipo, non perché c'ha la puzza sotto il naso, ma perché questo vorrebbe dire creare delle complicazioni di tipo burocratico che noi non vogliamo. Siamo un'associazione come le altre, ma non siamo onlus per questi motivi. Si può ottenere il 5x1000, il 3x1000, il 2x1000, l'8x1000, eccetera, solamente se si è donazioni di quella natura.
Un'ultima cosa tecnica, Maurizio, che domani dalle ore 11 sarà possibile entrare ovviamente in passcoin.it e all'inizio, proprio all'inizio del menu, appena aprite, troverete la possibilità di scaricare il wallet al quale andrete a abbinare la chiave, scorrendo sotto, apri il tuo account. Quindi qua si richiedono le credenziali di accesso. Una volta ottenute le credenziali di accesso e una volta scaricato il wallet, si abbinano le credenziali al wallet e quello diventa il wallet, il portafoglio personale, dove all'interno ci sono tutte i token e i coin, quindi i pass e gli human. A supporto di tutto abbiamo creato una sezione di domande ricorrenti che sono domande per i più esperti e domande anche per i meno esperti, tramite le quali possono farsi un'idea un po' di quello che è sia questa criptovaluta, sia il token, sia il pass, e sia le criptovalute in generale. Allora, c'è una domanda che chiede chi non è interessato alla criptovaluta può accedere agli altri servizi? Certo che sì, chi non è interessato alla criptovaluta può accedere a tutti gli altri servizi. Una cosa è certa, quando vi sarà data, perché fate un salotto, una criptovaluta e un pass, e vedrete che questa criptovaluta e questo pass avranno un valore, inevitabilmente invece di fare quella domanda la farete a voi stessi, e io sono convinto che la risposta sarà automatica. Posso interessarmi di qualcosa che disinteressarmi di qualcosa che ha valore? Io direi di no, quindi poi ognuno faccia la sua parte. Ecco, Maria Luisa Rossi, che è la vicepresidente del Consiglio ed è anche una persona che si intende di blockchain, di quant'altro, criptovaluta, visto che non abbiamo l'amico Eros in linea, chiedo se vuole fare qualche domanda in proposito o se vuole dare qualche sua riflessione intanto. Maria Luisa, c'hai il microfono spento. Sì, ecco, scusatemi. Volevo dare qualche spiegazione rispetto a qualcuna delle domande che stanno andando, in particolare quella riferita al 5 per 1000. Come hai detto, quella è legata alle nostre dichiarazioni dei redditi e quindi è un passaggio di ricchezza, diciamo così, è una donazione gestita dallo Stato che se non destinata rimane come tasse, come vale erario. Quindi viene gestita in automatico con la nostra presentazione delle varie dichiarazioni dei redditi. Noi ci siamo organizzati in questo senso, non avendo possibilità di attrarla direttamente da Consigli per una questione di tempistica, per una questione anche di statuto, abbiamo convenzionato una onlus che quindi è la nostra a sua volta il Consiglio si è dotato di un braccio con cui si potranno fare tutte le attività relative alle azioni benefiche, quindi a ricevere le donazioni e a dispensarle. Questa è la cosa più importante, perché è il mezzo con cui poi andremo a beneficiare in concreto le persone che hanno bisogno e che in qualche modo non possono beneficiare di altro. Ed è lì, attraverso la, chiamiamola nostra, onlus, che si può fare la donazione del 5 per 1000. Adesso chiederò a Pino o a Fabrizio, ma forse Pino ce l'ha già perché gli avevo già mandato, di mandare il talloncino, già che approfitto, lo faccio mettere in chat, il talloncino con il codice fiscale della onlus, presso cui è possibile indicare che sia passata la cifra del 5 per del 5 per 1000. Devo scaricarlo, Maria Luisa. Va bene, adesso durante o lo facciamo dopo, intanto volevo avvertire. In più volevo fare una piccola precisazione a proposito dei servizi di Consiglio, perché vale sempre ribadire questa cosa. Quando ci accingiamo a discutere
sulla presa in carico dei servizi e quindi ci confrontiamo con le società di servizi piuttosto che con le società commerciali che si propongono a noi per diventare fornitori, tra virgolette, di consigli, l'analisi approfondita che noi andiamo a fare non è soltanto relativa alla convenienza economica che ci sta, assolutamente ci può stare, ma soprattutto che con questa società, questi enti, ci sia un rapporto di collaborazione vero, che cioè ci consenta di tenere presenti le situazioni più critiche. Così come per quanto riguarda la fornitura di luce e gas, e Fabrizio anche l'ha detto, l'hai detto anche tu Maurizio, ci siamo organizzati per fare in modo che coloro che dovessero insomma avere delle sofferenze, chiamiamolo così in generale senza scendere nel dettaglio perché non serve, in qualche modo cerchiamo comunque di tutelarli d'accordo con la società erogatrice e d'accordo con quello che facciamo noi. Allo stesso modo nella scelta e nella definizione dell'accordo con la società, con il broker per l'autonoleggio, e noi teniamo questa è la condizione primaria, cioè che insieme a noi trovino la strada per poter far beneficiare dei contratti di autonoleggio anche coloro che hanno dei problemi di protesto piuttosto che di segnalazione come cattivo pagatore, che altrimenti non potrebbero beneficiare nemmeno di questo. Quindi io vorrei chiarire, questo è il momento di chiarirlo, perché mi sembra che questo concetto leggermente sia un po' sfugga un pochino, si sfasi, che la funzione del consiglio non è quella di mettersi servizi sul sito e punto. Diciamo che ormai, data anche la crisi di liquidità di noi che siamo quelli che devono comprare, è talmente alta che i prodotti sul mercato ce ne sono tantissimi, quindi le condizioni che vengono offerte, le condizioni economiche sono più o meno le stesse. Quindi noi quando andiamo, grazie Fabrizio, quindi noi quando andiamo a contrattare stiamo attenti soprattutto a questa cosa. Ecco, mi piaceva fare presente questa cosa, Maurizio. No, ci mancherebbe. Ottima cosa, perché questo dimostra la nostra coerenza quando diciamo altruismo. No? Non lo diciamo e dopo diciamo date tutto a noi. Noi troviamo coloro i quali l'abbiamo fatto, lo hanno fatto tanti di noi, con il progetto Eco Food Fertility di Luigi Montano ed altri progetti, perché è corretto essere altruisti fino in fondo, quindi presentare molti progetti diversi e chi vuole usa la sua sensibilità per finanziare, quindi donare ad un progetto piuttosto che un altro. Ecco, per quanto riguarda la cripto invece vorrei che magari Fabrizio, che ha avuto più modo di avere contatto con i realizzatori della blockchain, con gli sviluppatori della blockchain, ma soprattutto con la modalità di posizionamento della moneta, che ci illustrasse in questo caso la convenienza e la differenza della centralizzazione piuttosto che della decentralizzazione, le sue finalità e del perché fatta in questo modo. Fabrizio. Sì, allora. No, infatti aspettavo un via. Ok. Allora, diciamo che principalmente il vantaggio che il nostro partner ci ha dato, perché è veramente in gamba da quel punto di vista lì, è avere l'ultima tecnologia disponibile. L'ultima tecnologia disponibile, siccome ovviamente siamo in un settore altamente tecnologico e fortemente in sviluppo, bisogna rimanere al passo coi tempi per avere un qualcosa di veramente funzionante sempre. E questo ci ha permesso di avere un token che risponde alle tre principali categorie che esistono oggi, quindi l'utility token, il security token e il payment token, perché di solito un token nasce in una di queste tre categorie. Il nostro potrà essere tutti e tre. Ora, io ho visto anche delle domande in chat, e però il vantaggio di avere un partner così forte, così avanzato tecnologicamente, è quello di rendere una tecnologia di cui ancora oggi si sente poco parlare, oppure uno è all'inizio, in un formato semplicissimo. È come se uno chiedesse come funziona il cellulare, e allora la voce si trasforma in onda sonora, c'è un microfono che è un resistore, una resistenza che riceve, poi il segnale va all'interno dei microcircuiti. No, noi dobbiamo semplicemente dire
quando suona clicca qui e quando devi mettere giù clicca qua. Noi abbiamo reso, noi, il nostro partner, ha reso la tecnologia blockchain semplicissima e alla portata di tutti. Quindi invito tutti a attendere un giorno, attendere domani, e vedere quanto poi sarà semplice utilizzare questa tecnologia. E come in tutte le cose, sapete che più è il front office, la parte frontale, più è semplice, più è articolato dentro, perché per renderlo facile dietro ci deve essere un gran lavoro, e questo il nostro partner è riuscito a fare questo. Ecco, una cosa importante sarà la differenza per chi si è, diciamo, così iscritto al CoinShare a suo tempo e ha ottenuto i token di CoinShare, vedrà la differenza sostanziale con quella semplicità che descriveva Fabrizio. Cioè qui non c'è da diventare matti come è successo in quell'occasione. Basterà un click e si è già, diciamo, sviluppato tutto quello che si doveva sviluppare. Tra l'altro, il cambio di questa nostra criptovaluta sarà immediata in tutte le criptovalute del mondo non appena si entra nell'ICO e negli exchange, che sono queste formule un po' borsistiche, come se fosse la borsa, no? Di Milano o di Shanghai. Dunque, un po' alla volta queste cose le vedremo miratamente, cioè ogni mercoledì piuttosto che sabato andremo a sviluppare uno di questi progetti. Una volta parliamo di criptovaluta, una volta parliamo di acquaponica, una volta parliamo dell'autonoleggio, una volta parliamo... Perché ragazzi, non abbiamo la televisione per adesso a disposizione per poter fare, no, tutto quello che significherebbe poter dare input di continuo. Ci vuole la pazienza che queste cose vengano fatte grazie alla nostra rete, però verranno fatte. Allora io direi che a questo punto lascerei spazio a Emanuela e a Silvia per fare in modo che, se c'è qualcuno che queste domande ce le sta facendo in chat, le possa fare anche attraverso loro, oppure dategli pure il microfono se è in sala, perché è bello, no, stare in famiglia e discutere di viva voce. Un conto è la chat e un conto è vederci e parlarne. Prego. Buon pomeriggio a tutti e grazie a te, Maurizio. Sì, in chat ci sono tantissime domande, ma anche tanti ringraziamenti per te, per il dottor Ainò e il presidente Fabrizio Solini. E una domanda ricorrente è, scusate un attimo, se si può sapere come partirà il microcredito. Sì. Allora, se si può sapere come partirà. Ripeto, la prima cosa da sapere è mercoledì sera, ore 21. Regolamento. Imparare il regolamento. Perché per avere il microcredito bisogna avere i pass e lo human. Se no non si può avere l'euro. Quindi bisognerà per forza impararlo. Altrimenti diamo i soldi come la manna dal cielo, cosa che non è giusta. E quindi c'era un amico che prima mi chiedeva: ma se c'è un disabile, cosa può fare questo disabile per avere i pass e per avere i token? Beh, per esempio, partecipare a un salotto significa poter avere un pass e poter avere una human. Il fatto che sia una persona, come la chiamiamo noi, non disabile ma speciale, avrà degli human, dei pass, proprio perché è in quelle condizioni. Quindi tutto questo verrà inserito in quella che abbiamo detto all'inizio è la nostra banca del tempo, quindi la Human Crypto Bank, una sorta di banca centrale delle criptovalute che al suo interno dovrà destinare quanti pass ricevo a fare quella data ora di solidarietà, o quanti pass ricevo per andare a fare un salotto solidale, oppure quanti pass ricevo perché, siccome sono una mamma con due bambini,
il fatto che io sia una mamma con due bambini, questo mi dà la possibilità di ricevere, indipendentemente da quello che faccio, già X Pass. Allora, come facciamo a fare questo? Potevamo inventarcelo noi e voi subirlo, oppure, se siamo una famiglia, se siamo una comunità, non una setta, né un'ottava e né una nona, siamo una comunità, e dobbiamo insieme dirci tra di noi quanto vale quell'ora di solidarietà. Quindi nelle prossime settimane entreremo in questa banca del tempo e cominceremo a dare i nostri mi piace piuttosto che le nostre valutazioni. Perché? Perché sarà giusto che le valutiamo insieme. Quindi da qui a quando parte il microcredito perché il famoso prefetto avrà dato l'ok, attenzione, non è che il prefetto si può rifiutare di dare l'ok, perché Azzolini e tutti i consiglieri del Consì e tutti i soci del Consì hanno fatto le cose come la legge prevede, perfettamente. Quindi il prefetto non può dire di no. Il prefetto dirà di sì, però nei tempi, non puoi tirarlo per la giacca, il Covid non... Io avevo detto che sarebbe successo quello che è successo, però non sapevo che lo avrebbero chiamato Covid. Questo non l'avevo previsto. Avevo previsto che saremmo entrati nella terza guerra mondiale fatta di guerra batteriologiche e addirittura, con mia sorpresa, non c'è nemmeno la guerra batteriologica, c'è la guerra della paura. Pazzesco, ma l'avevo detto e si è verificato. E si è verificato perché era scoppiata la bolla. La verità è questa. È scoppiata l'economia, è scoppiata la finanza, la bolla finanziaria, e bisognava ricostruire tutto. Bisognava buttare al tappeto tutto come le guerre fanno sempre. Devo dire con onesta verità che sono stati molto bravi. Non immaginavo che gli italiani sarebbero caduti in questa bufala terribile. E mi dispiace di andare in giro per le strade e vedere ancora tanta gente con questa paura della mascherina. Qualcuno mi dice che è la paura della multa. No. Ragazzi, questa è la paura del virus che può eventualmente... intaccare, cioè siamo alla follia perché abbiamo dato spazio a scienziati come Salvatore e tanti altri medici che abbiamo riunito in un portale che si chiama Patto Vera Scienza, e che questo Patto Vera Scienza sta dicendo chi sono i veri medici, chi sono i veri scienziati. Ma devo dire la verità, ho dovuto arrendermi all'evidenza e attendere quel tempo paziente che inevitabilmente deve scorrere per far comprendere a questi amici che mettono la mascherina. Io ho una sorella, pensate, tra le mie tre adorate sorelle e gli altri due miei adorati fratelli, siamo in sei in famiglia, che... ho una sorella che la mascherina la mette perché è ancora convinta che ci sia il virus. E quindi pensate, ce l'ho in casa, ho una famiglia così, di cui chi mi conosce sa ci vogliamo un bene dell'anima, ma non riesco a convincere mia sorella, primo perché non ho il tempo di andare diciamo tutti i giorni a... da mia sorella, tanto che non la vedo, però quelle poche volte che abbiamo discusso è stato difficile farle capire che quello che viene detto in televisione, quello che viene detto sui giornali, quello che viene detto nei bar sport chiusi è solamente una bufala. E quindi ci vorrà tempo per riprenderci da questa sciagura. Io sono convinto che ne verremo fuori alla grande. Sono convinto che il popolo dei Clem farà di tutto per fare battage non appena si renderà conto che questa bufala è davvero criminale.
Cioè, pensate un po', il virus, allora se sei in spiaggia puoi stare fuori a un metro di distanza, se sei però dentro un ufficio postale no, devi metterti la mascherina. Cioè, una idiozia di stampo mafioso e terroristico che non ha senso di esistere. Allora, nel frattempo stiamo praticando una serie di vie che ci porteranno a indicare a tutti quelli che ci vogliono bene di fare un passo avanti, il famoso salto nel burrone che non c'è, perché questo è il vero burrone. Il vero burrone è questo dove ci hanno ficcato per la nostra ignoranza. Ecco, questo salto che dobbiamo fare è un salto che ci permette di portare davanti ad un giudice qualcuno di estremamente eclatante e andandogli a toccargli la tasca, perché quando poi ne colpisci uno ne educhi molti di più. E quindi cose che assolutamente faremo con la nostra sapiente voglia di stare all'interno delle regole, benché qualche volta queste regole pesino. Io però sono coerente, non lo faccio per vantarmi, ma perché so che prima o poi questa cosa verrà fuori. Allora ho già collezionato un numero di verbali, la Maria Luisa è testimone, perché ogni volta Maria Luisa è stata chiamata da me, mi manca solo la Guardia di Finanza, vigili urbani, polizia, carabinieri, li ho presi tutti. E ho voluto prenderli per farvi capire, quando vedrete queste cose, che il sottoscritto non solo non ha paura, non solo lo fa per etica e altruismo e non lo fa per fare lo sbruffone, ma lo fa perché conosce la legge, si informa da chi la legge peraltro la conosce più di me e sa che deve, virgolette, sacrificare un po' del suo tempo per dimostrare a tutti al momento opportuno, perché quando mi siederò insieme a Salvini o alla Meloni, io gli dirò, io ho fatto questo, tu dov'eri? Perché qualcuno mi dovrà dire dove sono state le opposizioni fino ad oggi. Forse sono state sedute in quegli scranni dove hanno deciso, benché fossero all'opposizione del governo, ma magari i presidenti di regione, che bisognava distanziare, che bisognava vendere mascherine, che bisognava chiudere le scuole, che bisognava dare le multe. E no, amici, no. Questi devono essere inchiodati alle loro responsabilità. Perché se la gente non ha nei politici delle persone etiche che mettano il proprio cuore e la propria faccia, e allora che cosa li deleghiamo a fare? Allora fanno bene quelli che non vanno a votare perché pensano che sia tutto uguale. No, non è tutto uguale. È tutto da discernere, è tutto da appassionarsi per promuoverlo nella maniera migliore e non nella maniera peggiore o da crumiri aspettando che la facciano gli altri. Quindi io questi verbali li ho presi. Sfortunatamente ancora non me ne è arrivato a casa uno, perché hanno elevato il verbale, però deve arrivarti a casa la multa, la contravvenzione. Ancora non mi è arrivata, sono passati mesi e ancora non è arrivata. Con Maria Luisa ce lo siamo già detti, con Azzolini, eccetera. Non è che noi, se non arriva il verbale, facciamo finta di niente. Sappiamo, perché abbiamo la copia, andiamo a prenderci il carabiniere piuttosto che il vigile urbano, piuttosto che l'agente di polizia che ha elevato quel verbale, e gli diremo: che fine hai fatto? Che fine hai fatto fare a questo verbale? Arriva via PEC? No, non arriva via PEC, arriva con un messo comunale, quindi chiediamo a Maria Luisa se arriva via PEC. Maria Luisa, aprite il microfono a Maria Luisa. Suppostamente no, perché tu mica gli hai indicato la PEC. Appunto, gli ho indicato casa mia. No. Per gioia di mia moglie che esulta ogni volta che vede un verbale.
No, dille di non preoccuparsi, perché insomma andremo. Chiamala, chiamala e diglielo tu, perché diglielo io. Va bene. Soprattutto perché non siamo solo noi a dire, insomma, e a sostenere ormai che i motivi di criticità nel credere che questa patologia, la chiamo così, perché non sono in grado di classificarla diversamente, sia stata così rilevante, se non per il fatto che, essendo in carenza di una struttura sanitaria che potesse ricevere degnamente, dicevo che potesse essere una patologia che poteva essere trattata diversamente, e stanno venendo fuori dimostrazioni su dimostrazioni su dimostrazioni su dimostrazioni, quantomeno di questo, senza scendere nell'altro dettaglio. Io penso che, indipendentemente da noi COIM e CLEM, da noi del progetto Mondo Migliore, mi sembra che un pochino, che da tanti gruppi si stia venendo fuori una certa maturità, una certa criticità, ma soprattutto una certa consapevolezza del fatto che tante cose ci sono state raccontate e imposte diversamente da come avrebbero dovuto e potuto essere, in costanza di un problema sanitario, come tanti altri ce ne sono. Bene, ripeto, alle domande, sì, Silvia e sì. Emanuela. Emanuela, mi vai. Mi sentite? Prego. Chiedono se il regolamento verrà inviato ai referenti prima di mercoledì e quanto durerà il beta test. Sì, allora il regolamento viene prima letto a chiunque si collega il giorno mercoledì sera, non viene inviato prima, perché noi abbiamo sempre detto che i nostri referenti regionali, provinciali, sono quelli che portano come me la croce, e quindi tutti devono sapere, perché qualche volta poi viene riferito male quello che viene spedito ai nostri referenti. Quindi devono sapere tutti, il PO è la persona più importante di questo progetto, non il referente. Il referente è uno che si mette al servizio del PO o del capitano. E naturalmente, se un referente è altrettanto bravo quanto il PO e il capitano, capisce che queste cose le porta sulle spalle con amore, no? Non al contrario. E grazie a Dio, dopo 5 anni noi abbiamo la maggioranza dei referenti regionali e provinciali che questo lo hanno ben compreso. Quindi non si devono sentire messi da parte per il fatto che noi non inviamo il regolamento prima, ma vogliamo che la prima volta sia letto da tutti allo stesso modo, insieme, dopodiché dal giorno dopo tutti i referenti avranno questo regolamento, che nel frattempo si possono scaricare mentre lo leggono, e da lì poi ci sarà la formazione nei salotti. Mi si diceva, tutti quelli, ti anticipo qualche domanda che è stata fatta qui ed è molto interessante, tutti i crediti formativi che sono stati acquisiti fino ad oggi, come si potranno, diciamo, tradurre in PAS e in Human? Un euro per ogni euro donato, ce ne sarà uno in PAS e Human. Quindi chi ha donato per il progetto pagando una formazione, che adesso non ricordo quanto la società faceva pagare, avrà i crediti tradotti in PAS e Human. Ok? Quindi sono stati fatti 300, 200, 100, quello che è, saranno tradotti così. Questo vuol dire che nel momento in cui c'è un passaggio, dobbiamo capire che questo passaggio deve diventare, per il mercato che vorrà specularci, e non possiamo farci niente, il nostro deve diventare un esempio pilota vero. Quindi questa traduzione, perché dovete sapere che la criptovaluta diventa di grande valore non tanto con la speculazione e basta, ma con la capacità di trasferimento dei PAS o degli human, quindi della criptovaluta,
tra uno e l'altro. Ecco, chi si trasferisce questa cosa fa passare nei circuiti dei bit elettronici che danno alla blockchain e quindi agli exchange la possibilità di valutare positivamente lo scambio di questo, lo scambio democratico, perché se uno se li scambia vuol dire che ha le ragioni per farlo, no? Non c'è un supervisore, c'è qualcuno che si sta scambiando queste cose perché ci crede. Più si scambiano e più ottiene valore. Ripeto, il nostro è un token emesso per ciascuno degli abitanti del mondo, questa la dice lunga sul fatto del diritto di dignità. Abitanti del mondo che lo ricevono come diritto di dignità da un privato, questi non sono soldi pubblici. Quindi è importante che manteniamo la correttezza di comprendere che questa cosa non può essere descritta in 3 minuti, ma ci vorrà qualche settimana per poterla attivare. Quando ci saranno le 1.500 euro a quelle 1.000 persone che dicevo inizialmente come beta test, ed è inutile che mi si dica quando parte, l'abbiamo già detto 4 volte questa sera, dal momento in cui il prefetto mette il timbro, altrimenti qualche denuncia fatta da qualche detrattore potrebbe mettere in pericolo qualche consigliere di consiglio. E io ho detto che non voglio pericoli per nessuno. Quindi non è che lo dico oggi, l'ho detto dalla prima conferenza. Andatevi a vedere le conferenze. Quindi parte nel momento in cui questa iniziativa permetterà di essere vista da tutte le persone operative che ci sono, perché questi nostri referenti sono in tutta Italia, consigli, CLEM, eccetera, e vedrete che quando si vedrà la ConsiCard, Mastercard, che viene in qualche modo a poter essere strisciata come denaro vero, perché poi questo sarà appunto denaro vero per chi lo va a spendere dove vorrà, questo si tradurrà in inevitabile credibilità del sistema. Quindi nel frattempo la gente impara, mentre oggi ha un po' di svogliatezza nel capire il progetto, poi quando vede che è tutto diventato concreto lo impara, diventa perfetta, anche se, voglio dire, alla quinta elementare. Io ne sono convinto di questo. Altre domande? Sì, chiedono, potete spiegare meglio per cortesia la differenza o il rapporto tra PaaS e Human? Il wallet, ti unisco anche questa, il wallet bisogna aprirlo su PaaS Coin anche con chi non è ancora iscritto al Consi ed è in un CLEM? Fabrizio, vuoi rispondere? Sì, mi ripeti la prima domanda, Silvia? Sì. Potete spiegare meglio per cortesia la differenza o il rapporto tra PaaS e Human? Ok, premesso che verrà tutto spiegato bene durante la formazione, ma vi posso fare un accenno che può essere capibile o meno, ma spero di sì. Il PaaS è un token, io spesso lo spiego così, immaginate il PaaS che siano le fish del casinò. All'interno del casinò valgono su tutti i tavoli, quindi all'interno di una comunità vale quella fish lì che noi chiamiamo PaaS. Fuori dal casinò quella fish non vale più, vale solo all'interno. Quindi noi avremo la possibilità di scambiarci PaaS tra di noi come un utility token, cioè è un cambio di servizi, in cambio di quell'ora che vado a fare dalla nonnina per tenerle, no? O raccontare la favola ai bambini o via. Quindi diventa un utility token, uno scambio. Quindi come se fosse una moneta sostanzialmente. Per quanto riguarda lo Human invece, che come scala gerarchica gli sta sopra, ma come importanza è sempre più importante il PaaS, perché è quello che ha il valore umano più alto, no? Perché scambio il mio valore umano. Però in scala gerarchica lo Human sta sopra ed è quello che va poi col quale noi possiamo cambiare i PaaS in Human, e gli Human possiamo andarli a cambiare all'interno delle varie exchange. Nelle varie exchange possiamo metterlo a
in quel momento magari vale un euro, lo posso cambiare nell'exchange. Può valere 10 euro, può valere 100 euro, e quindi quello scambio valoriale, cioè il motivo per cui io vado a fare un'ora dalla nonnina, un domani potrebbe essere molto più interessante, perché il valore mio, siccome il valore umano è inestimabile, con questo scambio di cui spiegava prima Maurizio, più scambiamo, più aumenta di valore. Ecco che quello human che io avrò ottenuto con i pass mi aumenta sempre più di valore. Questo è il rapporto che c'è tra pass e human. Sono uno figlio dell'altro, anche se, ripeto, il secondo me a lungo andare sarà molto più facile scambiarsi il pass, perché è legato al valore umano. Mentre la seconda parte, Silvia? Il wallet bisogna aprirlo su Passcoin, anche chi non è ancora iscritto al consiglio ed è in un clam? Bellissima domanda. La scelta che è stata fatta è di dare l'apertura al wallet a chiunque, che sia all'interno di un clam, all'esterno di un clam, all'interno di consiglio o non consiglio. È chiaro che una volta letto il regolamento, siccome noi non vogliamo mettere paletti proprio per non dare l'impressione, proprio siccome non controlliamo, ma lasciamo che il mercato agisca di conseguenza, la scelta è stata quella di lasciarlo libero. Una volta che uno leggerà il regolamento, capirà che solo se fa parte di Consi e quindi è iscritto in un clam, potrà ottenere i passi in cambio di valore umano. Quindi se uno non fa parte di un Consi, non otterrà con lo scambio valoriale i passi. Ecco, posso dire una cosa per spiegare ancora più facilmente a chi magari non è attento perché ha insomma distrazioni e magari a casa sta facendo altro, eccetera. Allora, inizialmente noi, a chi ha fatto i crediti formativi, questo, a chi è venuto alle varie iniziative delle nostre sale, conferenze, eccetera, abbiamo dato dei crediti. Questi saranno tradotti in pass. Quindi sicuramente all'inizio tutti avranno quei 1.500 necessari per cambiarli con quel microcredito sociale che viene riconosciuto dai partner attraverso una linea di credito che la banca eroga a Consi e quindi agli associati di Consi. Perché questo giro? Perché è l'unico giro, come ho spiegato più volte, perché quello che ci denuncia, perché vuole denunciarci, non vinca. Perché altrimenti qualcuno potrebbe dire: ma chi è che ti dà i soldi? Cos'è il riciclaggio? Se i soldi vengono da una linea di credito, quindi da una banca, ovviamente vuol dire che la banca ha fatto quella che si chiama due diligence, cioè ha fatto la giusta diligenza di ogni particolare e ha deciso che il garante è una persona corretta, persona giuridica, fisica e quant'altro. Quindi quando si prendono quelle 1.500, vuol dire che si prendono perché qualcuno ha 1.500 pass che ha ricevuto per aver fatto delle azioni di valore. E quindi la prima volta avviene così. La seconda volta deve avvenire uguale. Io devo avere dei pass che non posso comprare. Devo avere dopo aver fatto delle azioni di valore, come abbiamo detto prima, e che saranno spiegate sempre di più quando andremo a vedere la piattaforma e andremo ciascuno di noi a dire quanto vale, per esempio, un'azione solidale fatta verso una nonnina o un nonnino che sono soli in casa per portargli la spesa. Lo decido io? Lo decide Bassanesi? Lo decide Fabrizio Azzolini? No, dobbiamo deciderlo insieme. Quanto vale? Perché uno non ci si senta dire che vale 8.000 pass. Cioè, se mi dici che vale 8.000 pass, non capisci, non dai senso a questo progetto, perché se un pass vale un euro, sono 8.000 euro. Mi sembra che non capiamo l'esagerazione, no? Quindi vogliamo mettere alla prova tutti noi, perché è giusto che sia così, se no come facciamo a fare un progetto pilota? Perché diciamo che è un progetto pilota? Perché qualsiasi istituzione italiana, giudici, magistrati,
regioni, province, comuni, Stato, eccetera, dicano: ma a sti signori qua cosa gli dobbiamo fare? Meritano la medaglia d'oro al valor civile, non di essere bastonati ogni volta che parlano o di essere censurati. Quindi è questo che dobbiamo fare assieme. Qualcuno dice, sarebbe più bello che tu mi dai le 1.500 e vado a spenderle dove voglio. Perché? Perché ho fame e perché sono una persona che è povera, che purtroppo il sistema, ma è colpa mia. È colpa mia perché c'è la fame nel mondo? Io credo di no. E l'unico modo per non fregare il progetto e non fregare il sottoscritto, che ha anche famiglia, ha dedicato 35 anni a questa cosa, è quella di fare le azioni che nessuno possa in qualche modo colpire. E questo lo dobbiamo comprendere fino in fondo. Perché se siamo frustrati di questa mancanza, vuol dire che non l'abbiamo compreso. Io comprendo che la fame è fame, purtroppo oggi ce n'è più di ieri, ma ripeto, purtroppo non ho armi diverse da quelle che sto facendo. E quindi le sto facendo insieme a voi, e per quello che vi chiamo eroi, perché ve lo meritate. Ci avete permesso di arrivare fin qui, e quindi ci avete permesso di arrivare a realizzare qualcosa che non disturbi il sistema, ma anzi venga prima o poi accreditato dal sistema. Altra domanda? Chiedono che, se possibile, per agevolare l'iscrizione, che venga inviato anche il link del sito. Sì, abbiamo detto che da domani alle ore 11 ci sarà un post domani mattina, molto presto, il sottoscritto va in treno a Roma, e quindi nel frattempo stasera, finita questa cosa, c'è già un post per dire qual è il link, qual è la cosa. Non vi ho mai lasciato senza, no? E ci vuole, prima ancora che fare queste domande, la nostra maturità sarà quella di porre una domanda del genere. Maurizio, sono convinto, con sì piuttosto che quello che è, siamo convinti che domani, visto che ancora non c'è, verrà fuori, prima di poterci scrivere, il link. Non che facciamo la domanda, ovviamente è corretto che si faccia la domanda, perché la maturità per arrivare fin qui ci sta che ancora non ci sia. Ma se siamo un progetto di valore, nel tempo queste domande devono essere posticipate, no? Temporalmente, perché prima deve arrivare il link e poi uno la domanda se la fa da solo. La risposta. Posso? Prego. Un secondo, volevo dare una norma di cautela, però, che potrebbe anche essere sorpassata dalla tecnologia, perché nemmeno io sono iscritta, mi iscriverò anch'io insieme agli altri, quindi non conosco l'interno del wallet. Fabrizio, chiedo a te, comunemente quando si scaricano i wallet c'è un codice da impostare all'interno del wallet, che è quello che ti consente... Assolutamente sì o no? Sì, sì, sì. Allora, a proposito di questo, già che c'è, state attenti, quando arrivate a quel codice scrivetevelo e conservatelo per bene dove volete, in modo che non ci arriva nessun altro, perché quello è il codice che vi permette, quando cambiate supporto tecnologico, quando cambiate telefono o quando volete, di reinstallare il wallet. Altrimenti va perso. O no, Fabrizio? Corretto, Maria Luisa. È in questo caso, si chiama in gergo tecnico hash code, è fatto di 30 caratteri, quindi è a miliardi di combinazioni, quindi una volta emesso è unico. Se io dentro ho un pass e un token dentro lì e lo perdo, non lo trovo più. Quindi ci sarà anche una fase di recupero, adesso vedremo se con quello, ci sono vari modi, insomma, sceglieremo quello più semplice possibile, mantenendo lo stesso livello di sicurezza, in modo che se uno lo perde lo può recuperare in qualche modo. Ma è molto articolato. No. Ci siamo detti col partner Fabrizio che sarà scritto, una volta che uno perde la password, purtroppo, come in tutte le blockchain, perde il diritto a quello che ha dentro. Altrimenti dovete capire che se
ci sono soluzioni a non perdere quelle. Cioè, le soluzioni le sfruttano gli hacker, quindi non bisogna dare agli hacker dei vantaggi per andarci a fregare quello che abbiamo conquistato con tanto... No, lo dico perché questa è una cosa molto importante, perché lì dentro, che è un vero portafoglio, è in valore, ci possono essere milioni di euro ad un certo punto. Certo. Quindi state attenti a non perderlo, ve lo dico perché è successo che in fase di, purtroppo, apertura ereditaria, eredi non riescano a trovare il wallet per avere l'ingresso, per entrare nei codici, nella struttura. Loro sanno di avere milioni lì dentro, ma non possono in nessun modo arrivarci. Certo, allora ripeto, questo con il regolamento sarà proprio, nel regolamento c'è scritto, attenzione, che all'inizio dovete avere la serietà di comprendere che quel codice va scritto in più parti e va tenuto in cassaforte. Del resto non puoi fare a meno, la tecnologia è così. E... Allora, io so che è entrata anche la Maura Luperto, quindi... ditemi, confermatemi se è vero, direi facciamo qualche altro paio di domande e poi chiudiamo per questa sera e ci rivediamo mercoledì prossimo. Prego Emanuela o Silvia. Sì, chiedono se si può usare il cellulare oppure per forza solo un computer per entrare nel wallet. Allora Fabrizio, dillo pure tu, perché la tecnologia è avanzatissima e si potrà usare tutto, prego. Sì, sostanzialmente. Anche il microchip che ti impianta Bill Gates. Esatto, sostanzialmente Maurizio ha già risposto, si potrà utilizzare qualsiasi dispositivo, PC, Mac, qualsiasi dispositivo Android, qualsiasi dispositivo iOS, qualsiasi dispositivo BlackBerry, funziona su tutto, è l'ultima tecnologia disponibile e sarà aggiornata man mano, quindi tranquillissimo. Gli ultimi saranno i primi, come si suol dire, quindi siamo partiti per ultimi, si può dire, ma saremo i primi in tecnologia, questo è importante. Questo è il vantaggio. Chiedo scusa, Michele Massa, da iscritto COIM e CONSI per rendermi disponibile professionalmente, cosa si deve fare, siccome c'è bisogno dell'aiuto di tutti? segreteriaconsi@gmail.com. Scrivi lì e poi ti contattiamo noi. Ripeti, segreteria? segreteriaconsi, perché non c'è l'accento ovviamente, @gmail.com. Perfetto. La nostra Maura c'è? Sì. Maura? Ci sono. Eccolo qua, eri a Venezia, c'era poca gente? Ce l'ho fatta, il mondo a Venezia, il mondo. Praticamente è andato tutto il Veneto a Venezia oggi. No, ma va bene, erano già a Carnevale? Praticamente abbiamo parlato con un po' di gente che dice, insomma, hanno cominciato... a girare un pochino, insomma, cioè a tornare le persone, non c'erano turisti, c'erano solo locali, solo veneti, insomma. Però bello, Venezia era bella oggi. Bene. Allora, io non so, avete mandato il mio video? No, perché siamo arrivati qui e non l'abbiamo ancora mandato, volevamo chiudere se tu non fossi arrivata con il tuo video e con qualche amico che prenderò. Come abbiamo fatto ieri in maniera così spontanea con Emanuela, lo faremo anche con qualche altro amico, perché Emanuela è dell'Emilia Romagna, questa volta mi sa che vado in Sardegna, in un'isola. E si preparino quelli dell'isola della Sardegna che facciamo chiudere a loro. Vai Mauro. No, io avevo registrato un breve video, visto che non ero sicura di poter tornare in tempo, però insomma ce l'abbiamo fatta, sono qua. E nel video dicevo che, parlavo un attimo di questa avventura, no? Iniziata tanti anni fa, 5 anni fa, come oggi, era una domenica, e c'era un banchetto del COIM in Piazza dei Signori a Padova, dove io sono venuta, sono passata e ho donato il mio euro.
E da quell'istante, anzi il giorno prima, naturalmente con il nostro primo salotto, è iniziata questa avventura che ci ha portato in tutto questo tempo ad avere tante soddisfazioni, ma anche tanta sofferenza, no? Perché noi avremmo voluto fare tante cose, realizzare tante cose anche prima di oggi. Voi sapete tutti quanti quante difficoltà abbiamo avuto, quante bordate ci hanno tirato per affondarci e quanti ostacoli abbiamo incontrato sul nostro percorso, ma non ci siamo mai fermati. Anzi, abbiamo aggirato gli ostacoli, siamo riusciti a diventare tipo come acqua, no? A scorrere comunque nonostante tutto, nonostante tutti, attraverso qualsiasi tipo di difficoltà. E qui oggi, siamo oggi qui grazie soprattutto al popolo dei Clem, perché se non ci fosse stato il popolo dei Clem che comunque ci ha sostenuto, ci ha aiutato, comunque è stato presente sempre, anche polemizzando, anche bloccando a volte con azioni la nostra strada, il nostro avanzare, comunque ognuno ha fatto la sua parte. Io ve lo dico sempre, cioè o siamo uniti e quindi la nostra unione fa una forza che è inarrestabile, oppure avremo ancora difficoltà. Quindi questo è il momento per essere davvero compatti, per non soffermarsi su sottigliezze, su polemiche, su cose sterili, ma proprio essere d'aiuto l'uno con l'altro. Se ci sono difficoltà ci dobbiamo sostenere, se ci sono dei dubbi dobbiamo riuscire a trovare le soluzioni per rendere tutto più chiaro. Insomma, ognuno di noi è quell'anello perfetto che fa una catena meravigliosa e naturalmente indistruttibile. E io che posso dirvi? Vi ringrazio per tutto il percorso che abbiamo fatto insieme fino ad oggi. Sono convinta che da questo momento in poi tutti i propositi, i sogni, i progetti avranno una loro... verranno alla luce, avranno una loro risoluzione, però ripeto, è l'unione che fa la nostra forza. Quindi forza a tutti, prendiamoci per noi e continuiamo a percorrere questa scoperta e di cambiamento per il nostro mondo migliore. Grazie Maura, io tornerei un attimo a Salvatore Rainò, gli leggo un post che mi è stato ricapitato proprio da Pino Paolone, su Rai 3 la giornalista Lucia Annunziata ha dialogato con il professor Zangrillo dicendo che dal punto di vista clinico il virus Covid-19 in Italia non esiste più. La giornalista gli domanda: ma è sicuro, professore? Lui risponde: se vuole glielo firmo. Il primario Zangrillo è il primario del San Raffaele. Quindi il fatto che dica non esiste più, si presta a tutta una serie di valutazioni che Salvatore può dirci con maggiore, sinteticità. È mai esistito? Ma più firme di quelle che ho messo io. Dal primo istante mi sono compromesso senza pensarci più di tanto. Faccio notare solamente che all'inizio, mentre tutti immaginavano, gli amici, conoscenti, familiari, tutti immaginavano un po' come potevo pensarla, però mi chiedevano: fai qualche cosa, intervieni, di la tua, perché insomma mi sono conquistato questa piccola fama di ragionatore, e io non rispondevo a nessuno, non mi sono mai espresso. Ho aspettato un mese abbondante. E poi venni fuori con il primo documento ufficiale in tema di virus. Mi ricordo che i primi dati ufficiali molto potenti
sono stati subito accolti con grande enfasi proprio dal generale Pappalardo, che ha realizzato poi con Antonello Secchi e altri amici la prima mega denuncia articolatissima anche a livello internazionale, all'OMS, eccetera, eccetera. Io con il primo video misi una firma tale che in 20 ore arrivarono 1.600.000 visualizzazioni, tanto da farmi guadagnare la cancellazione del video entro 3-4 giorni successivi. Sinceramente non vi racconto queste cose per dirvi avete visto, io l'avevo sempre detto, perché mi spiace, ma la tristezza che resta per tutto quello che è accaduto, per tutto quello che non è accaduto e per tutto quello che sta continuando ad accadere, non riuscirà a compensare mai la soddisfazione, ancora una volta, di essere stato, non dico un medico, non dico uno scienziato, non dico un uomo, un bambino coerente. Perché tutto quello che, secondo me, può fare comportare bene un essere umano in contesti così abnormi è solo recuperare, non perdere mai di vista la propria parte bambina. Vi confesso, oggi ormai mi conoscete e sento quanto bene mi volete, e non c'è bisogno che io vi dica quanto bene voglio a voi tutti, che siete veramente la mia nuova grande famiglia, ma vi voglio confessare una cosa. Non sono mai riuscito, anche nelle circostanze più serie, più impegnative, a non vedere gli interlocutori con i quali agivo come se fossero tanti bambini. Dobbiamo, ripeto, perdonatemi, recuperare la nostra parte bambina. Perché vedete, ve lo dico anche da medico omeopata, è davvero eccezionale che un bambino sia cattivo. Esistono dei bambini con delle tare di trasmissione transideo morfogenetica abnormi, mostruosi, ma sono dei casi eccezionali, è vero Maura? Invece i bambini sono sempre buoni, quando giocano, condividono, si aiutano e si ammirano per quello che sono. Ricordo che quando ero bambino ero molto ben voluto dai miei amichetti, perché con il legno, con la pietra, non c'erano tanti soldi, riuscivo a costruire i giocattoli più belli del quartiere, tutti volevano venire a giocare con me. Lo sto facendo ancora adesso. E i miei giocattoli sono i vostri. Vi devo dire la verità, non vi spaventate, ma sono un po' stanco. Faccio una grande fatica a rimanere al mondo se il mondo resta così. Perciò vi prego, aiutiamoci davvero a trasformare i meccanismi in corso in tesori preziosi, perché altrimenti... Riflettevo l'altro giorno e poi sospendo che il 95% delle mie enormi energie le ho spese per rimuovere gli ostacoli creati da altre persone. Ho fatto tantissimo nella mia vita, ma quel 5% che ho fatto non mi è mai bastato. Non mi sono mai accontentato. Tutti dicono che sembra che io abbia vissuto non si sa quante vite. È vero Maurizio, se si viene nel mio laboratorio si ha la sensazione, uno dice ma questo come ha fatto a fare tutte queste cose? Beh, le ho fatte grazie al 5% delle mie energie, il 95% sono state impiegate per rimuovere soltanto ostacoli. Vi voglio bene a tutti. Grazie. Caro Salvatore, guarda, io penso che il saluto e l'applauso di tutti, come vedi, che ti stanno facendo, viene espresso bene da Federico Marinelli, che Pino, cortesemente, gli apri il microfono, perché lui scrive: mi permettete di salutare direttamente il mio idolo, dottor Rainò?
Ecco, io credo che l'amico Federico Marinelli, che rappresenta un po' tutti gli amici che sono in questa chat e che ci seguono anche da Facebook, lo debba Prego. Fare a nome di tutti. Grazie, grazie mille. Io ci tengo a precisare che non sono un medico, uno scienziato come il dottore, ma in questi ZTL ho avuto modo di conoscerlo e umanamente posso dire che è diventato il mio idolo. Grazie, dottor Reynaud. Grazie, Federico. Veramente grazie, esprimi, Federico. Esprimi l'anima di tutti. Bene, 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 bene. Grazie. Federico Azzolini, siamo arrivati alla fine, continueremo nei prossimi giorni. Penso che il presidente della Confederazione Consì debba anticipare i saluti prima del saluto che faremo fare ad un sardo. Ho già in mente chi farlo. Allora, io ringrazio tutti perché una giornata così a direi suggellare i 5 anni di ricorrenza del COEM, io credo del primo salotto del COEM, credo sia memorabile. Queste sono le energie e i tempi impiegati meglio e spero che oggi abbiamo capito tutti che, essendo tutti uniti, cercando di capirci, non solamente di insistere, ho visto certe domande che c'è la paura di rimanere fuori dal microcredito, non rimarrete fuori, cercate invece di attivare i vostri valori, ecco, e non cercate, lo dico scherzando, che non diventi la ricerca del nonnino e della nonnina. Ci sono tanti e tanti lavori, tanti e tanti lavori di cuore da fare, per esempio nel mondo della scuola, aiutare i ragazzi in questo periodo, no, che abbiamo sentito che l'anno prossimo sarà ancora, almeno da quello che dicono, sarà ancora con le lezioni a distanza, aiutare i ragazzi, per chi, specialmente per le famiglie in difficoltà. Cioè, questo dobbiamo fare, non dobbiamo solo vedere il nonno o la nonna, apriamo la nostra mente per dare supporto specialmente a chi non ne ha. Questo è il vero valore umano che noi cerchiamo tutti di instillarci e di instillare in voi. Grazie a tutti e grazie al professor Reynaud, che le dico, noi ad un certo punto ci dispiace molto di non averlo avuto nella trasmissione e che quelle persone l'abbiano trattato in questa maniera, ma faremo anche giustizia, ma giustizia vera, perché una persona come lei e altre tante persone non dovevano essere così bistrattate. Ci scusiamo noi, ma capisca la nostra partecipazione alla sua professionalità. Grazie. Grazie Fabrizio, grazie a nome di tutti. Io direi che questa sera lasciamo concludere agli amici della Sardegna nella figura di un amico, ce ne sono tanti, ovviamente amici in tutta la Sardegna, che è Alberto Cabiddu. Se vogliamo dargli il microfono, Alberto Cabiddu, se lo troviamo da qualche parte, perché... C'è. Eccolo qua. Alberto Cabiddu, grazie che insomma hai questa serenità che è dovuta a tutti. Tutti dovrebbero entrare, no? Anche se solo per dire ciao, senza aver nessuna paura di parlare, no? Così come ha fatto ieri Emanuela, presa di sorpresa nel dover chiudere insomma una trasmissione, uno ZTL come questo. Ma non c'è nulla di straordinario.
siete persone straordinarie che anche solo un ciao, vi saluto, va bene, perché esprime la realtà di tutti noi, persone umili, estremamente intelligenti in ogni nostra iniziativa, no? Parlo per voi, ma forti dell'essere qui dopo tanti anni ad aver dato forza ad un progetto del genere. Prego, Alberto. Mi riconoscono le parole di Emanuela di ieri, perché effettivamente in momenti come questi il cuore a sentirlo sembrerebbe un moto zappa. È un onore chiudere una giornata così speciale, è un onore farlo da persona umile, che non ha grandi titoli. Mi ricordo le parole della Brigliadori in una delle nostre ZTL: rivendico il titolo di persona umana e come tale la mia dignità cerco di difenderla con le unghie e con i denti. E una bella responsabilità ci hai dato Maurizio, è una bella responsabilità ci ha dato il professor Reynaud anche con le sue parole di poco fa. E noi tutti, persone umili, abbiamo però una grande responsabilità in questo progetto. Dobbiamo cercare di luccicare, dobbiamo essere quell'oro che luccica, perché abbiamo il compito di essere quelle persone di esempio che poi ci vedranno artefici, insomma, ci vedranno per forza portare questo progetto al governo, o attraverso persone che vorranno avvicinarsi a noi, o noi direttamente. Quindi quell'altruismo, che è una delle nostre quattro regole principali, è quella del far sì che il benessere arrivi a tutti i nostri concittadini italiani in primis, e poi inevitabilmente gli altri ci replicheranno, perché questo è alla fine il grande progetto di Maurizio Sarlo, quello di cui si è parlato adesso. Le domande fatte sono facente parte di quell'esempio che però è pilota, ci dovrà poi portare in un qualcosa di più grande. Quindi grazie Maurizio, grazie a tutti, fiero di essere con voi in questo viaggio splendido. Grazie davvero, a presto, a mercoledì. Domani mattina avrete il post che dice come entrare nella Human Crypto Bank, di cui siete banchieri. Thank you.